Ducci, 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 Ducci. Dove vedo andare il Ducci, 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 Ducci. Dove vedo andare il Ducci, 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 Ducci. Dovrebbe tornare il Ducci, 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 Ducci. Dove vedo andare il Ducci, 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 Ducci. Dovrebbe tornare il Ducci, 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 Ducci. Dovrebbe tornare il Ducci, 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 Ducci. Dovrebbe tornare il Ducci, 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 Ducci. Dovrebbe tornare il Ducci, 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 Ducci. Demonia! Andemonia! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello, Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! No! No! Avevano fatto quasi tutto giù. Rifacciamo, rifacciamo. Rifacciamo. Ma che impegnata, state attaccati. 3, 2, 1. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Hello, Clochard. E benvenuti in questa nuova puntata di UFOS. Ciao ragazzi, giusto. Buonasera, mamma mia, già iniziamo con sta chat, fate i bravi. Come stai Meriador? Mi interessa bene, solo del tuo freddo. Stato di salute. Fa freddo. Ve? Sì, e poi a Roma non ha vinto, quindi è un po' triste. Vabbè, ma ancora stiamo appresso al calcio, dai. Allora, ciao a tutti ragazzi, diamo subito il benvenuto ai nostri incredibili ospiti. Livio Marcone, il miglior ospite mai avuto al Cerbero. Il peggior ospite di sempre, il peggior ospite, il migliore del Cerbero ma il peggiore del mondo, quindi. Sergio con un outfit ciao, meraviglioso, ciao ragazzi, devo dire. Grazie, ti ringrazio. Ci piace, notevole. Passo la parola al mio compagno. Compagno di capelli lunghi. Stiamo facendo a gara io e Sergio. Ma perché ho scritto Piater under culo Meliado? Meliado. Va bene. Meliago. Esatto. Poi abbiamo Bicio. Ciao, sono uno streamer. No, non me ne frega un cazzo. Ciao, sono Max. Io volevo chiedere solo a Livio questo nuovo look, che non è passato inosservato sicuramente ai suoi fan, cioè stavo davanti allo specchio, mi stavo tagliando, perché io mi taglio i capelli da solo, non darò i soldi ai barbieri, e ho detto ma sai che c'è, ma adesso mi faccio proprio due belle strisce. Non diamo i soldi ai barbieri. Esatto. Mi faccio proprio due belle strisce. Due strisce. Ma cosa rappresentano queste strisce? Questa è la biforcazione della vita. Cioè chi si ferma prima e chi continua. Meliador si ferma prima. Greve, questo, ah ok, quindi parla pure. Ecco, potete essere tu e Meliador quelle strisce, effettivamente. No, una rappresentazione del vostro rapporto. Sono contento che vi piaccia, adesso vi prenderò pure una pipa per fare il contrasto tra giovane sedicenne e anziano, che capito? Uno con la pipa, pippa e muto. Dai. Ma presentiamo e poi anche... che abbiamo qui altri ospiti nuovi. Ciao. Sono Francesca. Ciao Francesca. Ciao Francesca. E un applauso. Oh ragazzi, un po' di qui. Poi abbiamo Alex Mucci. Io sono pure senza microfono. Gianluca si è defilato nel frattempo. Cam musica, per favore. Eccolo. Cam musica. Ecco. Che sta a fare i cazzi su, Gianluca. Giustamente. E poi abbiamo Us Beatrice. Ciao Beatrice. Ciao Beatrice. Anche a te. Più vicino al microfono.
Gol del Bologna. Allora, io adesso devo dire una cosa, se no mi incazzo come una bestia. Già Gianluca ha rischiato le botte nel pre-live. Allora, non voglio sentir parlare di calcio in questa trasmissione. No, no, no. Fuori il calcio dalle nostre live. Sono questo d'accordo. Sottovoce gol del Bologna. Ma che cazzo ci frega a noi? Siamo qui per una nuova puntata di Lupus. Senti, ma te pensi che Marez sia sopravvalutato? Secondo me sì. Secondo me sì. Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo con Maggi. Una volta nella vita. Detto questo, parola al Goat Meliador che ci spiegherà le regole del primo gioco Lupus anche per i nuovi arrivati, in questo caso le nuove arrivate. Allora, innanzitutto, quanto siete coraggiose? Zero, un botto, mai. Vabbè, una zero, una in botto, mica sono un'unica entità. Facciamo una media pesata della situazione. Ok. No, perché inseriamo subito la magari dalla seconda, dai, così seconda. Capiamo un po' le dinamiche. Okay, ok, va bene. Allora, per la prima partita abbiamo quattro villici. I villici non fanno niente. Si addormentano, poi si svegliano, discutono e cercano di ammazzare i lupi di giorno. Abbiamo due lupi mannari. Loro sono i cattivoni. Sono quelli che di notte aprono gli occhi e uccidono uno del villaggio. Ok? I lupi vincono nel momento in cui sono in pari numero con i buoni. I buoni vincono nel momento in cui uccidono entrambi i lupi. Spazio, venga, venga, venga. Mi faccio spazio, Meador. Allora, no, secondo me oggi saranno delle partite abbastanza particolari. Prego, prego, non volevo interrompere la sua ringa. Perfetto. Dopodiché, dopodiché ci sono i ruoli speciali. Ok, i ruoli speciali. Allora abbiamo il veggente. Il veggente di notte chiede al master il ruolo che si sta chiedendo persona. A sua volta, è possibile che il 9 novembre sia pieno? Le domande fondamentali, giustamente. Bisogna andare al 10 novembre. No, ma è oggi il 9 novembre. Vabbè, pazienza. Vabbè, dicevamo. Dicevamo. Comunque. È un segno del destino. Ragazzi, andiamo avanti. Anche perché non avete il mic, quindi inutile. Il veggente di notte indica una persona. Il master gli dice sì se è un lupo, no se non è un lupo. Ok? Poi di giorno devi cercare di giocarti il tuo ruolo per avvantaggiare gli altri villici e cercare di capire chi sono i lupi, risultando credibile. Che un lupo potrebbe fingersi un veggente, ovviamente. Ok? Va bene. Io ma sono già esperte allora. Ma sanno già tutto allora. No, vabbè, rispieghi. Poi abbiamo il cavaliere. Normale, okay? O cangiante? Cangiante, ok. Ok, il cavaliere cangiante cosa fa? Di notte apre gli occhi e decide una cangiante. Persona da salvare. Quella persona, se viene uccisa dai lupi, non muore. Può scegliere anche se stesso, ma mai due volte la stessa persona di seguito. Quindi se io sono il cavaliere, mi scelgo da solo, la notte dopo devo scegliere uno di voi, non posso scegliere di nuovo me. Ok? Perfetto. Curioso, poi abbiamo curioso. Il giustiziere, anche lui gioca con i buoni, e poi c'è quello cattivo. E, il giustiziere, una volta a partita, di notte, può indicare una persona e la uccide. Ovviamente giocando con i buoni deve cercare di uccidere un lupo. Poi che ci riesco o meno è tutta un'altra storia, però l'idea è cercare di ucciderlo. Ma c'è il boia? No, non abbiamo il boia perché... E chi c'è al posto del boia? Aspetta che mi sono perso questo tassellino. No, mettiamo il cavaliere. Quello là va al posto del cavaliere, al posto del boia, di solito c'è sta, boia, io, c'è sta qualche io, altro ruolo, io, tipo l'insinuo. Io suggerirei l'insinuo. Vi piace l'insinuo? Sì, io ci sono. No, mettiamo l'insinuo. Allora, che cosa fa l'insinuo? Di notte... apre gli occhi, lui gioca con i cattivi. Okay. Ok? Quindi la prima notte apre gli occhi insieme ai lupi, così può riconoscere i lupi e sa chi sono gli altri lupi. Dopodiché ogni notte non apre gli occhi con i lupi, apre gli occhi per conto suo. Quando glielo dice il master, indica una persona, quella persona verrà vista come il lupo dal veggente. Quindi la insinua, ok? La inganna. Per me sarà particolare stasera, Meliador. A me mi sembra di stare a Utrecht. A Utrecht. Ogni notte ne indica un lupo. Sei un cigno, sì, Gianluca. Per un lupo. Ok. E ogni notte cambia. Tu puoi indicare una notte lui e se il... No, nel senso che se il veggente guarda proprio quella persona che ha indicato l'insinuo, dirà che è un lupo, però è un buono. L'insinuo è questo qui. Comunque c'è scritto, eh? Fortunatamente abbiamo tutti i ruoli giusti. Il giustiziere, questa carta qui. Il cavaliere,
Beh, c'è scritto proprio, no? Sì, sì, c'è scritto, c'è scritto. C'è scritto il cavaliere. Toppe, toppe. A parte che poi verranno spiegati, eccetera, quindi saranno abbastanza chiari sia i ruoli, sia i poteri, eccetera. I lupi sono questi, due carte uguali. E poi ragazzi, abbiamo... sì, dopo mettiamo la puttana. Cioè, eh sì, okay? Alla prossima partita ci sarà anche... sarà da mettere, la... perché è un ruolo molto curioso, secondo me va a sperimentare. Si può fare. Essendo in 10 possiamo inserire la sex worker. Sì, però chiamiamo dalla seconda... le cose con il loro nome. Esatto, dalla seconda partita. Siete modelle, ma siete proprio buone. Ok. Va bene, allora, distribuzione delle carte, massima attenzione, che stasera sicuramente sarà di casa. ma che cazzo di lavoro è, Tucano? Vabbè. Ma che lavoro passo, è? Eh? Ma che lavoro Una è? Citazione al grande Mazzoli. Io spizzo qui. Oddio, che bella carta. Stupenda. Ce n'è una in più, ok. Ah, ok. Ok, poi Marco, leviamo anche la chat, così non spiamo. Grazie mille per la sub, Meledor Lupo, sì, anche secondo me. Unico appunto, ragazze, mi raccomando, attaccate se non si sente niente quando fate le ring. Ragazze, attaccate come sapete fare in realtà. Ecco, e le carte sono state riconsegnate? Ok. Ma cosa? Ah, pensavo un ruolo. Va bene, possiamo iniziare questa partita di Lupus con Zlatan. Allora, è un villaggio dove una certa si dorme la sera e tutti chiudono gli occhi. Non interrompere Zlatan. Allora, ci mancavano le imitazioni di Livi. Mi sto dilettando, va bene? Tutti chiudono gli occhi, che soltanto i lupi aprano gli occhi. Ah, così puoi dire aprino. Così puoi sbagliare tutto da Zlatan, effettivamente. Ho detto aprano. No, ho detto da Zlatan. Puoi dire tutto. Bene che i lupi chiudano gli occhi, che l'insinuo apra gli occhi. Perfetto. Che si può richiudere gli occhi, che il veggente apri gli occhi. Però si devono guardare i lupi. Ah, è vero, si devono guardare. Dai, torniamo seri. Quindi i lupi aprano gli occhi e adesso l'insinuo apra gli occhi. Perfetto. Chiudete gli occhi, che il veggente adesso può aprire gli occhi. Perfetto. Che li chiuda, che il cavaliere apra gli occhi. È diventato Jesus. Perfetto. Del grande Re Bosco. E per ultimo, ma non meno importante, il giustiziere con la sua pistola. Perfetto. Ed è giorno. Ed è morto Zlatan Ibrahimovic. Meno male, era ora. Era ora. L'imitatore di Zlatan, non Zlatan, che è un goat assoluto. Anche che non può morire Zlatan. No, beh, ovvio. Allora, ragazzi, questo è il momento in cui si discute nel villaggio. Quindi, perché siete entrambe cattive? Ma prendo subito con i nuovi. Ecco, mi sono emozionato. Io sono un palese villico. Sono appena arrivata. Palese, addirittura. Palese. Sono appena arrivata. Non mi sentirei mai in grado di uccidere qualcuno di voi non conoscendomi, non avendo motivi. Quindi... adesso ripetilo senza ululare.
Io sono un paese biblico, sono appena arrivata. Io ho detto me sa che è forte, e Max ha detto per me è una cazzata. Perché per te è una cazzata? È una cazzata perché un assassino non c'ha degli amici, cioè non è che uccide solo l'amici, ammazza tutti, quindi non vuol dire niente. Appunto perché non ci conosce è più facile. Ma devo avere una motivazione. Ma che vuol dire? Magari ti hanno pagato. Un sicario. Sì, per nascondere le cose. Deve essere un lupo, non un sicario. Quindi comunque non sono. Scusa, non ce l'ho con te. Io non sono nulla. Uno stronzo. Adesso non si può dire nulla. Sono neanche. Che si dice a Utrecht? Sono un mai. Ma che vedevo dirsi? Non sempre. A posto, Giallo. Secondo me al primo round non si può di incazzo. Purtroppo c'è abbastanza poco da dire. Però io vorrei sapere tu che ruolo hai. Io sono un villico. Parla al mic, che ruolo hai? Sono un villico. No. Perché? Perché i villici sono troppo pochi. Secondo me tu non mi sembri entrare nel ruolo di villica. No, stai in mentio, sai. Perché? Stai in mentio. No, io mai saprei. Sì. No, veramente. Max. Però ho capito, non so nemmeno... Max. Perché, cioè, è difficile. Dimmi, Giallo. Allora, io azzardo a dire questa cosa. Secondo me Max... Sì. Ha un ruolo. Ah, interessante. Non ce la faccio. Max ha un ruolo, ragazzi. Fonflix, numero uno assoluto, 10 sub. Allora, io voglio dire che Bicio il Cavaliere questa notte mi proteggerà, quindi no, siamo a cavallo, popolo. Dai, Davide, ma perché mi devi scammare il gioco, porca troia? Allora, voi non vi preoccupate, io e Bicio abbiamo il nostro giro. No, Bicio, se il Cavaliere salverà me stanotte. Certo. Io voglio dire una sola cosa. Ed è che credo di avere l'alibi perfetto. Sì. Perché? Vabbè, qui Sergio, me ne esco. Ma chi cazzo t'ha calato fino a mo? Ho capito, ma chi stai giustificando? Per la prima volta ho letto con attenzione la bellissima carta illustrata del villico. E potrei recitarvi a memoria non il testo che vi è sotto. Queste cose. Questa è meta. Pot. Diciamo che potete Sergio... credere o non credere a questa cosa, allora. Non reciterò. Vabbè, diciamo che Sergio non lo sapeva, però... L'unico meta che abbiamo abolito è quello della descrizione della carta. Ah, ok. Però vabbè, non questo... lo sapevi. Io invece pensavo tirassi fuori l'alibi del tuo outfit. Cioè nessuno ti ucciderebbe. Ovviamente, cioè, perché rovinare questa meraviglia estetica? Io non ucciderei nessuno, non mi vorrei sporcare. Ma guarda che il colore della sua. Però potresti essere un insinuo che sta lì. Insinuo, effettivamente. Possibile, chi lo sa. Cavaliere, proteggimi! Ed è notte! Ed è tornato Zlatan. Zlatan non si ammazza così. Ali vi ha rotto il cazzo. Allora, che i lupi aprano gli occhi e decidano chi uccidere. Perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. E che l'insinuo apra gli occhi e decida chi indicare. Perfetto. Che il veggente, che tutto può vedere, perfetto, che il cavaliere chiuda gli occhi e che il giustiziere che può sparare, perfetto, ed è giorno, ed è un giorno molto triste per Zlatan, perché è morta una persona con il pizzetto. Pelata. È morto Marra. Amore mio, vieni. Non sono stata io! No! Prima che... Non sono stata io, dammi un bacino. Eravamo rimasti in tre col pizzetto, andava bene. E io pensavo che
Invece... Ma io mi sono girato subito su Davide, insomma, nel senso. Anche io avendolo... il pizzetto, ma mi so truccare bene. Oh. Io però ho pensato di essere io per un momento. Ok. Ho detto pelato. Okay. Ho detto cazzo, hanno visto, ho detto. Allora, io so solo che Marra prima di morire aveva detto a Bicio di proteggerlo. Io non so che cazzo significava tutto ciò. Beh, non è andata bene comunque. Però se avevate un piano ha fallito miseramente. Probabilmente ha protetto me, ha ascoltato me. Che hai detto? Beh, qualche simbolo. Chi hai protetto, Bicio? Chi hai protetto? Nessuno. Ma chi, da, cioè, chi dice che Bicio è un, il cavaliere? Scusate. Loro? Io non sono il cavaliere. E che cazzo sei, sei. Bicio? Sono un lupo. No, non è vero. No, fanculo, va, io sono un villico inutile perché... Quindi secondo me è Max. C'ho sto feeling. Sto feeling. Cioè, hai detto io non sono un lupo, quindi secondo me è Max. Certo. Ah, l'hai spostato su di me, ok. Va bene, non sono un lupo. E secondo te è? Perché mi hai guardato in un modo strano quando Marra ha detto scusa, cavaliere. Scusa, aspetta. Secondo me è Simone. Dove ha detto che devi fare e Simone dirà che secondo lui è. No, io sono un villico. Finché non arriveremo. Secondo me è lei. Io l'ho detto, sono un villico, è palesemente lei. Ma anche secondo me. Bellissimo queste gag. Ma come funziona? Anche secondo te puoi fare Zlatan e non possiamo fare. Giro, vai, andiamo avanti, no, vai. È finito il giro. È troppo sicuro. Secondo lei sono io. Secondo me. Vabbè, se stiro è Max comunque. Perché troppo sicuro, si è girata subito verso di lui quando è morto. Ti ci vedo un po'. Ok. Tanto lo so di essere sempre il bersaglio probabile dell'insinuo, quindi... Ah, quindi sospetti di lei veggente? No. Ah, ok. Sospetti di lei insinuo. Ah, aspetti, lei insinuo, ok. Beh, però un insinuo che poi dice lei il lupo. Di lei che se ne è uscita a caso dopo che facciamo un giochetto che anche secondo lei sono io il lupo. E magari è l'insinuo che mi ha insinuato. Ma secondo me non aveva capito il giochetto. E magari... Sì, non capisce mai niente. Secondo me non aveva capito il giochetto. Senza offesa. Toccava prima a me infatti a dire no è lei, invece l'hai fatto no è lei. Beh. Ma io penso lui, io penso finita. Ah, ok, va bene, ma andiamo avanti. Va bene. Secondo me la predict che ho lanciato oggi alle 15 si è realizzata molto giusta, perché non ero Meledor. Io ho detto Marra stai molto attento perché questa sera Alex potrebbe ucciderti al primo turno. Raga, domani io parto e sinceramente stasera vorrei prendere il cazzo. Quindi non l'avrei ucciso. Sei lupo, dopo sogni proprio. Non sono io lupo. Mi hai convinto, Alex. Sono Ferrero. Mi hai convinto, bravo. Cara, è lei, non c'è niente da fare. oppure magari è lei. Ma solo noi tre ci siamo. Sì, infatti. Io sono 50. Perché non dovresti essere sento lupo? Io sento di essere 50 da un'aurea cattiva, ragazzi. No. Cioè. Sì. Curioso. Sì, molto curioso. Curioso sul piano femminile. Sto pure io in zona Utrecht. E... Stavo a Utrecht, cazzo. Allora, secondo me tanto nessuno si sbottona, quindi comincerei a votare così vediamo chi è costretto a sbottonarsi. Da chi iniziamo? Bicio. Francesca. Quel mona. Io non sento però. Hanno votato Bicio, eh? Francesca. Ok, meglio che votato Francesca. Francesca. Okay. Bicio. Meliador. Voto Meliador. Io voto lei in fondo, scusate. Beatrice, sì. Meliador. Sono che non state uccidendo me, raga. Max. Grazie. Dai, Max, non te la prendere sul personale. Meliador.
Perfetto, quindi Meliodor. Io sto a 2. 2, 2. Poi 1. Lei a 2, mi sa. Io 1. Scusate. Io Francesca B. Ok. Prego, prego, andate prima voi. Va, io dico che sto villico e siccome sono arrivato tardi vorrei fumare una sigaretta, se mi volete ammazzare muoio. È vero, sono villico, cioè che te devo da dire. Sì, ma di una roba seria, su, non mi fa parlare. Però è vero. Vabbè. Ok, perché mai votato? Ho votato perché te voto sempre. Ah, ok, ok. Alla okay. Prima volta devo no, sempre. No, no, va bene. Sei illuminare, B. Francesco invece è un revenge vote il tuo. Io non sapevo chi votare perché il primo giro non so chi votare. E io ripeto, sono villico, non avrei ucciso Marra, avrei ucciso qualcuno che conosco per questioni personali. Tipo me, ho ucciso Bicio. E, poteva essere una tattica non uccidere dubbi. Qualcuno che conosco, però non so come altro difendermi. Ho detto sono villico. Va bene. Allora io c'ho la tecnica che mi ha insegnato il maestro Maggi. Allora io ho un ruolo e il mio ruolo non è il cavaliere. Sì, ora esce fuori però. E qual è? E qua ho terminato. Devo rivotare, uno meglio se parete, state anche prima. Francesca. Io voto no. Francesca. Simone vota Francesca. Io rimango coerente Meliodor. Io posso dare. Bicio. Bicio. Tutto nelle mani di Sergio. Siete 2-1-2. Odio queste situazioni. 2-2-1, E se metto l'1, tanto però si rifà il giro. Che se, funziona. Se metti l'1, se vuoi di Bicio, si rifà il giro. Se no, vuoi di 1-2-2, muore. Francesca è via. Sergio, ma veramente? Francesca. Meno male. È l'unico che c'ha un ruolo, cioè. Perfetto! Perfetto. Morta Francesca. Aspettiamo che il fantasma di Marra si sieda. Ed è tornato Zlatan. Allora, che chiudano tutti gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi e decidano chi uccidere. Perfetto. Che l'insinuo apra gli occhi e decida di indicare una persona. Perfetto. Che l'insinuo chiuda gli occhi. Che il veggente, che tutto può vedere, meno di Zlatan però. Ha toccato il bisello tutta la serata. Perfetto. Che chiuda gli occhi. Che il cavaliere, che può difendere, ma meno di Zlatan. Perfetto. Che il giustiziere, che può sparare non come Zlatan. Perfetto. Ed è giorno. Oggi è stata una notte truculenta. Sono morte ben due persone. Due persone. No, il bello è che io ho detto a Bicio sottovoce, io ho detto e non è morto nessuno, sono morte due persone. Due persone. E sono le due persone alla mia sinistra. Tutte e due? Tutte e due. Io vedo un po' di misoginia. Beh, appena accennata. Oh, ora che siamo rimasti solo noi uomini, discutiamone. Allora, io andrei al mio posto, se non dispiace. Vieni.
quindi è Gianluca che l'ha uccisa. È uguale. Va bene, va bene. Posto, arrivo. Rivoleva il posto. Dato che mo siamo vivi, no? Rivoluzione. Mettete qua sopra, sì. Allora, no. Perché deve essere un motivo di attacco? È un motivo logistico, Meliador. Okay. Era un mio forte sospetto. Quindi non sono io il giustiziere, sono Villico, ma chi gli ha sparato aveva il mio stesso sospetto. Ovviamente, ovviamente. E sono d'accordo. Allora, vabbè. Scusa. Sì, sì. Davide, vuoi venire qua tu? Chi si proclama qualcosa? Beh, poi io andrò a dire che cosa sono io. No, stavo per dire esattamente. Però visto che cioè, potrebbe sbagliare qualcuno che fega, vediamo se qualcuno vuole provare a fegare al 50-50 prima. Inutile Villico. Nessuno fega. Va bene. Allora, sono il veggente e ho visto la prima notte Max è un lupo. E ok. Non l'ho detto la prima notte un po' perché cercavo di evitare, poteva visto che... Anche... Però come possiamo essere sicuri di questo? Sul fatto caro, che mi ha votato due volte di fila. E okay. Quindi è molto lupesca come cosa. E cioè, nel senso, è improbabile che sia stato insinuato. E Bicio non è il lupo. Non ho indicato lei perché ero così sicuro che fosse in ogni caso qualcosa di poco buono che ho cercato la terza persona poco buona. Ok. Vabbè, lei è morta, lei l'ha ammazzata. Sì, lei l'ha ammazzata il giustiziere sicuro. Allora, io rifuggo dall'accusa in questo modo. Vai. No, allora, a parte gli scherzi, io ho votato due volte Meliador perché la cosa che aveva detto non mi sembrava reale e ho mantenuto la coerenza del voto. Tu hai detto che è una cosa molto lupesca, in realtà anche no, perché posso, diciamo, giochicchio da un po' al lupus, quindi non è detto che io faccia un voto scontato del genere, quindi... Aspetta, come mi devo mettere? Allora... Ragazzi, io posso dire questo. Io ho capito che Simone è il giustiziere, no? No. No. No? No, no, no. C'è capito un cazzo. Allora, non ci ho capito comunque, un cazzo. Io se dovessi sopravvivere invito... mi puoi riguardare tanto, no? Sì, ma non perderò tempo. A ok, però chi è il giustiziere, scusate? Sipalesi. Signor ascendente, mi sa che t'hanno iniziato. Anche qualcuno ha sparato. Ma secondo me è morto durante il colpo. Era palese. Stiamo ignorando sta cosa. Perché Alex era convinta di morire. Alex era convinta di morire e ha ammazzato una persona che era cattiva. Aspetto come Alex. E Alex. Alex è il giustiziere. Scusate, no, perché mi mancava questo piccolo passaggio. Comunque io posso dire questa cosa. Io sono il cavaliere. Ho protetto la prima notte Simone, la seconda Meliador e questa notte proteggerò me stesso. Va bene. Ok. Secondo me questa cosa è falsa, però. Ok. Vai. Vediamo. Io non so di chi fidarmi, onestamente. E questa cosa è falsa perché un cavaliere non direbbe mai: ho già protetto il veggente, questa notte è morto. Cioè, tu hai detto questo adesso. Quindi secondo me, allora, ragazzi, o sta fegando, stava cercando di. Chi è vivo? Chi è vivo? Stava cercando di fare un tranello per i lupi? Bicio innocente. Per Max farti colpevole, attaccare questa notte dipende. Perché colpevole? Il veggente è lui, no? Io sono il cavaliere, qualcuno mi vota. Ma potrei faccio una cosa, sentiamo il voto dei ma morti. Perdonami, potrei essere pure stato insinuato. Stai da per scontato che sia così. È vero. Però Bicio è sicuramente buono. Scusate, io sono sicuramente buono. Cioè, per me, perché? Ovviamente. Però nessuno a me mi può contestare. Tu sei buono. Ma dato, sai qual è la mia arma? Io ho detto questa cosa sapendo che questa notte io mi proteggerò. No, Sergio, ma perché dici che voi vedrete? Perché dici che Bicio è sicuramente buono? È stato visto dal veggente. Secondo la versione di Meliador. Ah, no, ok, vabbè. Io non okay, so, io sì, veramente sì, non però lo so. Posso, no. Però dai, nessuno si è tirato fuori. Non ho capito, non lo so, Gianluca, in realtà. Allora, quelli in vita! Nessuno sta fiatando, non bestemmierò per Livio. Ma i morti potranno votarmi, no? È improbabile che durante la notte sia morto un colpevole. Chi è morto al ballottaggio? Francesca. Ecco, è l'unica che magari possiamo mettere in dubbio se mi vota. Punto. Io, per quanto mi riguarda, sto fisso. Mi pento di non aver... Io ero indeciso tra Simone e Marra. Io mi sono pentito.
guarda, di non aver detto Marra perché stavo indeciso, guarda, infatti stavo tutto così. Se tu ti ricordi, Meliador, che è una bella memoria, visto i momenti in discussione, hai visto come stavo tutto così dopo la prima notte, perché ero indeciso tra i due. Ah, ok, io pensavo che fossi a Utrecht, però allora va bene. No, fidati. No, ma mo guardiamo i voti, eh. Io voglio vedere chi mi vota. Io volevo sentire Biscio. Voglio vedere chi mi vota. Votiamo te, abbiamo finito, abbiamo vinto. Beh, Vice è molto ottimista. Guarda se, allora, se mi buttate fuori fate un errore. Io sono un semplice villico, poi fate come vi pare. Io vi dico che se serve, se a voi serve levare una persona affinché la partita vada in un certo verso, va benissimo, muoio volentieri. Basta. Beh sì, penso che più che altro, se no il prossimo è Simone, l'altro in vita che è destinato alla perché morte. Perché non secondo tu, me. Perdonami. Non lo so, vabbè, no, cioè, se no vai, Sergio ha una forte difesa. Lui doveva decidere se uccidermi o meno e non mi ha ucciso. E comunque sia, un lupo sa se io sto dicendo il vero col ruolo. E quindi è difficile si faccia sfuggire l'occasione. Nell'altra votazione c'era un possibile lupo tra voi tre? Io ho guardato apposta a Bicio, quindi o Francesca era il lupo oppure non c'era lupo. Ok. E la cosa è che mi hanno votato loro due come lupo, quindi Francesca potrebbe essere il terzo cattivo che votava me. O l'alternativa, appunto, vediamo Gianluca questa notte, cioè insomma questa votazione come va. Però lui, se fosse stato cattivo, mi avrebbe eliminato sempre. Ragazzi, perché lui sa che io ho un ruolo. Per la strategia, votate me, io vado fuori tranquillamente. Cioè, non c'è problema, nel senso io sono tranquillo, nemmeno mi difendo. Nel senso così, se vi serve, se aiuta la squadra, fate così. Nemmeno è inutile che adesso metta a battibecca e poi vado a mettere il bastone tra le ruote. Fate quello che vi serve. Va bene. Sergio. No, no, è devo votare Alex, io. Alex. Sì, sì. Come Sergio. Simone. Sergio. Sergio. Max. Simone. Simone sta a 2 o 3? A 2, Sergio a 3, Max a 1. Max. Ah, grazie. Sergio. Vabbè, Max. Ok, quanti stiamo? 3 Max, 4 te e 2. Quindi finiamo a prescindere tutti? No, allora, no, se voti, no, se voti, se voti Simone. Ah, ok, vabbè, voto Simone. Ok. Voi tre a voto. Va bene. Ragazzi, io vi dico quello che ho detto prima, mi metto a disposizione. Che se devo dire? Ragazzi, uccidete entrambi, onestamente. Se vi serve, uccidetemi. Se serve la squadra, uccidetemi, non vi dico niente, sono un semplice villico, non c'ho un ruolo. Allora, dei morti che mi hanno votato c'erano solo quelli che crediamo fossero cattivi. Quindi, cioè io non so che altro dire. Cioè? Dei morti che mi hanno votato è stata lei e Francesca, corretto? No, Francesca ha votato. Davide ti ha votato. Ah, Davide. No, Davide non mi ha votato. Io sì. Ah no, voi tre. Oltre a me. No, uno, due. Uno è Max, perché Max io t'ho dato... l'ho accusato giustamente. No, ma non perché mi hai accusato. In realtà ho fatto questa cosa perché ho deciso di credere a Gianluca. E ero indeciso tra lui è buono, Meliador è il veggente. E quindi ho fatto una scelta randomica. Secondo me sei solo sospetto. Cioè, mi fa piacere questa cosa. Però, cioè, nel senso, io mi sento buono, nel profondo so che possiamo vincere questa partita. Anch'io, quindi sono tranquillo. Buono, però è irrilevante, certo. Però sta cosa, però pure no, io no, mi sento no, molto certo, buono, certo. Io sono in difficoltà perché non riesco a sapere di chi fidarmi nella mia testa. Perché da una parte c'ho una visione che è più gialluchesca, da una parte più meliadoresca. Però allora, io l'unica cosa che, se posso difendere la versione quando magari il problema meliadoresca è accanto, ecco. Se devo favoreggiare la sua versione,
L'unica cosa che era evidente dall'inizio è che quando lui si è scoperto ha detto: io sono un ruolo ma non il cavaliere. Quindi l'unico ruolo che qualcuno potrebbe fakeare in questa situazione è il cavaliere. Se ma proprio va detto. In realtà però, secondo me lui sta facendo il variopinto, come fa lui. Secondo me lui veramente è il cavaliere. Ecco pure io perché ho seguito e ho votato te. Infatti perché mi è sembrato molto strano che lui abbia cambiato. Io se era rimasto che dovevo morire io e non ho capito che è successo. Quindi siccome ha cambiato sta cosa io credo a lui. Ecco pure perché l'ho seguito. E mi sei sospetto perché non gli credi. Ora ancora di no, più. No, aspetta, a non ha detto che non gli crede però. Io sto parlando per me. per te, ok. Però lui non ha detto che non gli crede, eh. No, io non ho detto che allora, nella mia visione le due cose vanno d'accordo, io credo entrambi. Ed è questo il motivo per cui per me i due sospetti per esclusione diventate voi due. Cioè, io perché credo entrambi di base. Chiaro. Però se devo dire, però fermo, cioè, se credi entrambi c'è un problema però. Se c'è un problema perché se tu credi entrambi Gianluca t'ha votato. Okay. Non puoi credere entrambi. Perché Gianluca t'ha accusato. Gianluca invece t'accusa a me o Simone, che eventualmente siamo sospetti, ha votato te. Quindi, come puoi credere alla persona che ti ha dato il voto? Io voglio credere che lui mi consideri sospetto allo stesso modo in cui mi considera sospetto Simone. Cioè, in una situazione di dubbio, lui anche da cavaliere buono dice: boh, forse Sergio ci sta però, inculando. Quello là più in cioè, dubbio... questo è quello che io ho visto nel suo voto. Quello io non che mi ti sono dico però io, personalmente. Quello più in dubbio, se tu c'hai un dubbio in questo momento, a livello di gruppo sarà deciso che ero io la torre pendente. Quindi a livello di dubbio voti me. Perché ha votato te? A me la cosa che mi dà il dubbio certo, è solo certo. quello. Ecco perché io ti ho votato. Ma in realtà io penso che sia Meliador che... che Gianluca siano buoni, però siano non so che cosa è successo buoni. Perché Gianluca io ha fatto credo... sta roba. Vabbè. Si inizia dall'altra parte, sto giro o da qua? No, io Max. Chi sei, Vivi? Bicio. Max. No. E te. A me? Manchi te. Max. Ok, morto Max. Morto Max ed è notte. Si salvi chi può. E tutti chiudono gli occhi, a parte i lupi che li possono aprire e possono decidere chi sbranare. Ok, perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. Che l'insinuo apra gli occhi e decida chi indicare. Perfetto. Che l'insinuo chiuda gli occhi. Che il veggente, colui che tutto può vedere. Perfetto. Che il cavaliere, colui che tutto può difendere. Perfetto. Che il giustiziere, colui che tutto può sparare. Perfetto. Ed è giorno. È giorno. E chi sarà morto questa giornata, questa sera? Magari non è morto nessuno, chi lo sa? Non è vero perché è morto Sergio. Allora, io sono stato al tuo gioco. Il lupo è Simone. No, il lupo è meglio. Però chi è credibile, scusa. Aspetta. Sono... 1, 2, 3, poi Bicio. Bicio ce l'hai. Ah, vabbè, vabbè, no, Bicio è buono. Okay. Bicio è buono, no, però nel no, senso Meliador lupo. Io ho capito. Meliador lupo. No, voglio soltanto sapere una cosa. Tu questa notte hai protetto me. No, me. Ah, te stesso davvero? Cioè, okay. Allora, io non mento. Io pensavo fosse una tattica. No. Hai fatto molto bene a non puntarmi, Meliador. No. Io sono stato hai contento. Fatto molto bene a non puntarmi. Tua, perché della... ero indeciso tra me e te. Però a quanto pare ho fatto bene. Potevi salvare chi, anche me. Aspetta. Chi hai visto questa no, notte? No, ma io ho visto Simone. È proprio Simone il lupo. Chiaro, e so io non, il lupo, non ho neanche visto te. Cioè, è ovvio che Simone il lupo perché sta fakeando dall'inizio. Nel discorso di prima, Max e Simone si sono... Non posso fakeare perché ho ricevuto 0 voti prima.
neanche i morti mi hanno votato, zero voti. I morti non ci stanno a capire in cazzo. Se c'è il veggente mi vota, zero voti, zero voti, infegabile. Infegabile. Ma perché sono stiamo per forza escludendo Bicio? Perché no, stiamo escludendo Bicio? Ma l'ho visto Bicio. È buono. Bicio è vivo. L'ho visto al secondo turno. Bicio. Marco 2. Si può. Sembrava un triangolo. Si può. Sta pure Bicio. No, no. Secondo me è Meliador che sta fegando. Bicio insinuo. Secondo che, me è Simone. No, no. No, ecco. Ovviamente. Bicio insinuo. Prima perché hai votato Sergio? Perché mi sembrava un lupo. Ma la puttana. Ma come fa a essere. Ah, scusate. Ma allora sembra. Allora, no, no, ma allora che Meliador è Dio davvero. Fino, dai, Simone, non me va a cazzare, Simone. Non me va a cazzare. È Simone Valese. Puttana, sì. Lupo e Sino che stanno a cospirare. Porca di quella troia. Secondo me è Simone. Non è possibile. Ti eri scordato di Bicio in vita. Che cazzo ne so. Questa è punta a Meliador, c'è anche Bicio. Io non ci sto capendo niente. Solo chi mocio della rivelazione. Poi Bicio aspetta il turno. Bicio, guarda che se parli mori te stanotte. Morirò. Anzi, ma devi dire qualcosa. Cosa, cosa sei? Sei? Cosa secondo sei? Me è Simone. Che cazzo secondo fai? Me è Simone. Allora, cosa pensi? No. È semplice. Io non ci sto capendo niente. Vi spiego la partita. Io Meliador l'ha fegato da subito. Aspetta, ma infatti rispiego la partita e così vediamo se non ma vi torna qualcosa. Crei tu, io mi sono fidato crei di Meliador. Tu quello che, cioè, che dovremmo credere. No. E grazie tu al dici, cazzo. Se non ti piace qualcosa che dico. Oh, mi fa paura allora, quest'uomo. Allora, Francesca, che sospettava me essere cattiva, in realtà ha votato Max. Quindi Francesca era buona. E ha votato Max perché Francesca sta giocando a buona da morta e ha capito che Max era cattivo. Quindi Francesca non è cattiva. Di conseguenza abbiamo tre cattivi ancora vivi. Ma anche secondo me Max era lupo. Ed è Max lupo. Lei lupo. No, insinuo per forza perché sennò avremmo vinto. E il terzo lupo sei no. tu. No. Perché l'idea di prima era uno, due, tre con Francesca. Ma Francesca votando Max ci ha fatto capire che è buona. No. Ah, comunque c'è un'altra probabilità, ragazzi. Non è ancora finita per noi buoni. Perché vi dirò questo. Se al ballottaggio No, secondo me Max aspetta, c'è lupo, un'altra possibilità. Meliador lupo, guarda, che io in realtà sto molto tranquillo perché in realtà io ho due turni, non ne ho uno. Perché vi dirò questa cosa qua. Se adesso si va al ballottaggio e noi ammazziamo qualcuno, rimaniamo in tre. Certo. Ma se durante la notte non muore nessuno, c'è sì. un altro round. Assolutamente. Ha rotto tutto. Quindi io dico questo. Dovete stare molto attenti. Ma molto attenti. Dovete stare, avete capito? Pure te devi stare attento, però nella vita reale, ti stai rischiando. Sono saltati tre monitor. Va bene. Allora, intanto guarda, uccidiamo Simone, vabbè, uccidiamo ragazzi, Simone. No, raga, sta prendendo un gran e dopo il caso mi suicidio. Non bisogna andare così diretti. Allora, tu ammazzeresti Simone, Bicio ammazzerebbe Simone. No. Okay. Cioè stiamo. No. Tu, Simone, chi ammazzeresti? Simone, tu chi ammazzeresti invece, Simone? No. Però Stonao, sono loro due. Stonao sembrava sincero, però. Che Lupo e Enzino, che con l'altro lupo si sono messi d'accordo e stanno a fare tutta sta cosa per perdere tempo, ammazzare me, abbindolando te, cavaliere. Simone, però posso chiedere una cosa? Perché il veggente non mi ha mai votato? Ma te l'ha votato probabilmente. No, ho zero voti, ho preso il turno prima. Però è vera questa cosa, pure ho preso io. Zero voti. Per quello io e lui siamo puliti. È questa la cosa che a me. Ma sarà comunque stato qualcuno delle nuove allora, che ci hanno capito un cazzo. Dai, qualcuno. Cioè, non lo potrebbe so. Essere questa cosa, ma al massimo ce ne prenderemo la vera responsabilità. Ma al massimo si incazzerà la chat. Che cazzo le devo dire? Non è un errore che umano, dico io. Si può essere un errore umano, ma questo caso potrebbe essere anche imperdonabile. Perché io mi sto scervellando, Simone. Cioè, non c'è altra soluzione. Che c'è un'altra soluzione? Che posso fare? Che posso fare io? Ma secondo te non sto dicendo queste cose perché sono furbo. Sto usando il metagaming e qualsiasi arte sia possibile immaginabile. Simone. Dai, di Alex. Come va? Dai. Ma sì, dai. Influenziamo il voto, per l'amor di Dio. Chi si poteva votare? Io. Tutti i vivi. I quattro vivi. 1, 2, 3, 4. Dai, te. Simone. Simone. Simone.
Simone. Simone. Te, Simone. Aspetta, Simone pure. Sì, devo dare pure lui però. Meliador. Simone. Meliador. Ok, siamo al ballottaggio. Perfetto. Oh, dove volevo l'opportunità arrivare? L'opportunità che volevo. Sì, 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 sì. È proprio qua che volevo arrivare io, Meliador. Tu stai a fare una partita dall'inizio, fakeandoti come veggente, clamorosa. Io veramente ho pagato ti faccio pure i miei applausi. Tizio che fa il veggente davvero per un di niente. Io non lo so che è successo da quel punto di vista. Tu usi le statistiche, pieghi la realtà a tuo piacimento. È il tuo okay, gioco. Io. È il tuo gioco e sei il master, sei il coso, il signor Grey Dottor delle Strange, statistiche, sì. No? Però no. Cioè, no. Tu no. Me stai abbindolando, stai abbindolando il povero Gianluca che te sta a crede e... Guarda, ero talmente veramente convinto che fossi tu il lupo, dopo la ringa che avete fatto in due contro Sergio per cercare di salvarvi entrambi, che non ho manco guardato Gianluca, ho proprio guardato te la notte. Ma certo, vabbè. Ma Gianluca è stato no, troppo convincente come... Che cazzo ti ridi? Che vuoi? Sei morta? Ah. Io non lo so. Ma i morti non possono ridere, stanno ridendo tutti morti. Allora, Gianluca è stato super convincente come cavaliere. È ovvio che non potevi in questo tuo schema con Bicio come complice incastrare. Cioè non lo potevi incastrare tu. Ero io la vittima sacrificale, il povero villico da fare fuori. Secondo me Gianluca non era stato così convincente da cavaliere. No, sì, secondo però, me sì. Però io pensavo addirittura che avesse fegato la cosa per salvare la persona che diceva di non poter salvare e ingannare i lupi. Cosa a cui... ha avuto successo perché non mi avete ucciso. Tu non sei morto perché sei un lupo. No, io non sono morto perché Gianluca ha fatto quella giocata. Perché è morto Sergio. Gianluca aveva detto che si sarebbe protetto da solo. I lupi già avevano quell'informazione. Però i lupi hanno pensato: Gianluca sta facendo il controgioco, in realtà proteggerà Amelia. È per quello che è uscito così, fingendosi un tontolone. Mm. E quindi non mi avete ucciso, uccidendo Sergio, per tenermi i miei sospetti su Gianluca. Sospetti che però erano andati via già da tempo. Perché parli al plurale intanto? Perché siete in due a essere lupi. Uno è morto prima, uno muore mo. Io, dal mio punto di vista, da villico, c'ho proprio tutto quello che ho appena detto. Tu sei il lupo e Bicio è lì all'insieme. Vai. Meliador. Simone. Le votazioni ding ding ding. Tocca venire a Bicio stavolta. Simone. Però è una regola del cazzo questa, no? Perché se io... No, 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 però perché se io voto Meliador e Meliador è cattivo, ha vinto. Allora, sì, in entrambi i casi vincono i cattivi, cioè nel senso se rimane un loop chiunque sia il cattivo vince, sì. Quindi scegli. Vabbè, Meliador. Però sei un coglione veramente. No, vabbè, magari Gianluca è l'insino. Può essere. Non so quante volte, non so per considerarsi per loop quante volte devo votare. Non sto capendo che dobbiamo allora, fare. Secondo me parliamo, scusami, no, aspetta. Dai. Ma scusa, non c'è sempre stata la cosa che io posso parlare parla, con Bicio. Vai, io voglio sentire che, parla che Bicio, cosa vai, ne pensa Bicio. Per me è Simone. No? Allora, no, Bicio. Perché Meliador non ha mai votato nessuno? Lei ha votato Meliador. Lei è stata ammazzata da Alex, ok? Ma quando ha fegato senza il ruolo, nessuna nessuno informazione. L'ha votato. Però comunque, io ho fatto tutto quel discorso prima, un po' di comunque tutte quante queste cose qui. E ho visto un po' lei così. E poi me vota Meliador. Ho fatto un po' de meta, che te devo dire? Vabbè, però non sono cambio attimo... idea. Non lo so. Poi se mi sbaglio, amen. Non è che... Che cosa vogliamo fare? Chi vogliamo ammazzare? Bicio, chi vogliamo ammazzare? Io Simone, però... Cioè io ormai ho deciso questo e devo andare dritto, perché sennò... Questo pure non ho capito un cazzo, però... Ammazziamo Simone, vai, andiamo, dai, vaffanculo, dai, ammazziamo Simone, dai, io mi fido, no, di Bicio, io mi fido perso, di Bicio. Avete perso. Ma anche perché non aveva senso a prescindere, perché no, almeno no, ci no, provi, io mi fido di... almeno ci provi. No, 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 comunque, io mi fido vinto di Bicio. I villici! Sì! Da
Dai, è Bicio, bravo, grande! Qualcuno. Bravo Bicio! Sei un fenomeno, sei un fenomeno! Comunque, Francesco, Simone io Max. Quando non, lui non ti ha provato a ammazzare te, perché non ci siamo consultati, sono rimasto perché secondo me doveva tentare di uccidere te. Io infatti volevo chiamarti, ma ormai avevi votato, non lo fa fermo! Io e Max. Certo che ero io, Ho instillato il dubbio. Ma guarda che insino, maledetta! Il potere del dubbio, del dubbio. Allora, mo mettiamo la sex worker. Allora, sex attenzione worker. Ragazzi. No. Sì, sì. Ragazzi, silenzio che c'è un nuovo ruolo. Alex. Alex, un attimo. Allora, un secondo però. Mick Livio per dire i ruoli e poi no ragazzi, qui però non va bene proprio così. Fino all'ultimo. Ve lo dico proprio tranquillamente. I ruoli erano Lupi, Max e Simone, l'insinuo Beatrice, Veggente, Meliador, Cavaliere Gianluca, Giustiziere Alex. Ale, ale. Ok, adesso spiegheremo il nuovo ruolo, la prostituta. Allora, allora visto io lo sostituirei al giustiziere come qua, ruolo da? Buono. Da. Anche perché tanto c'è Alex nella, nell'immagine. Però io la prostituta. Boh, non so. Sei il giustiziere, mi sa. Ah, ok, ho fatto il mio ruolo. Ok, quindi la carta del giustiziere sarà la sex worker. Ok? Quindi la carta del giustiziere sarò io. Esatto, quindi se vedete Alex sapete. Vabbè. Lo faccio io, dai, sennò tu non giochi. Grazie, Mix. Allora, attenzione perché è un ruolo non banalissimo, soprattutto per il master. Appunto, infatti io già Una volta. Chat, mi raccomando. Tagli con sti sub, che dobbiamo arrivare a 100, se no la terza partita col cazzo che ci sta. Quindi attenzione, attenzione, spingete bene. Allora, nuovo ruolo. Nuovo ruolo. Allora, come funziona il sex worker? Ah, no, rispondo alla chat. Lo stallo non è istantaneo, ma ragazzi. Te lo spiego io come funziona. No, no, stai calmo. Ma che burdisca, stallo? Che abbiamo detto la regola dello stallo. E se nessuno dei due cambia posizione a un certo punto, dopo una chiacchierata, alla fine avete scelto. Diciamo che, cioè, ma anche perché, ragazzi, onestamente, non ha molto senso a quel punto. O andate su Simone o andate uno su... Uno stallo tra buoni non esiste. Cioè, esatto. La regola dello stallo c'è, esatto, nel momento in cui c'è un cattivo fuori, in realtà. Nel senso che poi, anche uccidendo Meriador, aveva più senso fare due voti su Meriador. Comunque vabbè, beh, sì, quando sì, pare. Lo stallo c'è perché lo decidono i cattivi, ovviamente. Esatto. E come funziona? Allora, lei apre gli occhi di notte e indica una persona. Va, diciamo, a casa sua quella notte. Ok? Ok. Decidete voi, andate a fare, giocare a carte. Sanchiappetta. So scelte. E vuol dire che se i lupi provano a uccidere la sex worker di notte, non la uccidono perché non la trovano. Ok? Quindi se i lupi indicano la sex worker non muore. Okay. Però se la persona da cui va la sex worker è un lupo, muore. Ok? Perché va a trovare un lupo e il lupo la uccide. Ok? Quando mi aprirà la scopa. Chi è che muore? Lei. E muore lei, certo. Okay. Muore lei. Certo. Stuprata sì. dal lupo. Inoltre come funziona? Se la sex worker va da un altro ruolo buono e i lupi uccidono quel ruolo buono, uccidono entrambi. Ma se il cavaliere protegge quel ruolo buono, protegge entrambi. Ok? Il cavaliere è cangiato normale. Il cavaliere è normale e mettiamo il boia. Col boia. Ma tutti i round devo fare. Mo ti spiego. Mica Max. Allora, apre gli occhi di notte, ok? E scegli una persona da cui... basso che ci sono tre ragazze stasera. Apre gli occhi di notte. Ok? E va a casa di qualcuno. Una volta che è andata a casa di qualcuno, allora se i lupi la provano a uccidere, non muore. Se uccidono quella persona, muore anche lei. Se va da un lupo, muore lei. Se va da un lupo, muore. È questo. Deve essere la prima a essere chiamata. Perché se no tu non lo sai quando indica. La prima, sempre la prima che chiama. Se la chiamano sempre round, prima, se ne può andare o solo una volta? Tutte le notti fa sta cosa. Può andare anche dalla stessa quindi persona. Quindi deve andare o da uno notti. Che sicuramente è stato protetto. Se vai dalla stessa persona sei safe. Punto. Però hai meno informazioni perché hai comunque meno informazioni, sia, sì. La sex worker, se va a casa di una persona e non muore, sa che è buona. Esatto. Persona. Quindi no, non è una cosa da dare per scontato. Ultima domanda importante su questo ruolo: ma paga le tasse questo ruolo? È assolutamente sì. Okay. Ma che lavoro sì. è? Ma che lavoro è? È super attenzionata. Ok, super okay. Attenzionata. Ottimo. E un saluto agli amici dello Zoo di 105.
ragazzi. Ciao Mazzoli, quanto, ciao. Quanto state indietro, voi non sapete. Guarda, guarda, io che peccato che ma veramente, guarda. Veramente, voi non sapete la bellezza di lavorare su Twitch, che ragazzi. Ma veramente, guarda. E poi che state qui, c'è molta potenza come affermazione, devo dire. Ma voi che ne sapete della bellezza di questa piattaforma? C'è una domanda, microfono. Ma se la puttana va da un lupo e il cavaliere protegge quel lupo? No, no, è muore comunque. È muore comunque, sì. Però domanda astuta. No, ci sta. Il boia sarà la carta dell'indemoniato, perché non abbiamo la carta, allora, del boia. Col filtrino a lupo. Quindi, dai, ragazzi, non capiamo un cazzo. Parlando. Ragazzi, un attimo. Sì. Il boia ha la carta dell'indemoniato. Ok, come funziona il boia? Il boia gioca con i cattivi. Quindi, anche come l'insinuo, apre gli occhi con i cattivi la prima notte e sa chi sono i cattivi. Dopodiché aprirà gli occhi per conto suo. Il boia è tipo il giustiziere, però per i cattivi. Una volta a partita, indica una persona e dice al master il ruolo che ha. Cioè, io so, di farlo volta, con... Non ogni notte, una volta in tutta la partita. Io faccio, ne so, indico Davide, faccio... Veggente. Con labiale, ovviamente, se non si sente, sì. Però tanto si capisce. Devi capire che ruolo ha. E poi di notte lo uccidi dicendo il ruolo. Se azzecchi il ruolo, muore. Se sbagli il ruolo, muori te. Ok? Va usato con passione. Esatto. Solo quando siete sicuri. Quando vedete le palle degli occhi. Quindi la carta dell'insinuo è il boia, la carta della giustizia era la puttana. Esatto. Ok, top. Ok. E che ci abbiamo poi? Veggente e cavaliere cangiante o normale? Cavaliere normale, veggente, due lupi. E il giustiziere c'è? No, c'è la prostituta. Il giustiziere non c'è. Non c'è il giustiziere. Il giustiziere non c'è. E la carta del giustiziere è la prostituta, no? Ok. Allora, sì, diciamo questo round, essendo forse leggermente sbilanciato, puoi difendere anche più volte la stessa persona nei turni, sì. Però non puoi proteggere te stesso. Una cosa, diciamo che con questa formazione forse i buoni sono un po' in deficit, sì. Quindi potremmo non far guardare lupi e boia. Perché la puttana può essere, ragazzi, un pro, però, un contro. Si parla una alla volta tendenzialmente nella vita. Dona, sei proprio antipatico. Ho capito, stasera. Sto a fare la domanda. Più. Non voglio più il cazzo stasera. Allora, decidiamo. Si guarda comunque con i lupi il boia? È molto forte. Va però, bene, dai. Allora però, si guardano. In realtà potrebbe essere. È molto forte pure per i lupi, perché se appunto il lupo muore. No, ma sai perché è forte? Perché noi facciamo votare i morti. Quindi sì. se la puttana muore di notte, di giorno alla votazione voterà. Sì. Diciamo che c'hai più informazioni. Allora, vi ricordo i ruoli. Ovviamente se la prostituta va dal boia non muore. Ok. Se va dal boia non muore. Perfetto. Certo. Allora, i ruoli sono prostituta, lupo, boia, veggente e cavaliere. Sì. Questi sono i ruoli. Il boia si vede come il lupo. Il boia, quindi il veggente lo vede come il lupo. Dai, con sti sabbe, raga, che se no niente terzo round. Vi ricordo che il terzo round si fa solo con 100 sub. Distribuzione delle carte. Sono chiari i ruoli per tutti? No, che cazzo mi serve? La puttana... Sai pure a me è un po' poco della puttana. Ogni notte va a casa di una persona, cioè indica una persona. Proprio da ascoltare. Ogni sera indica una persona e va a quella casa. Se un lupo muore. Se invece non è... Non è un lupo, non muore e quindi sa che quello è buono. Ah, vabbè, è top. Sì. Delle informazioni, la puttana non muore se viene indicata dai lupi. Esatto, lei stessa non muore se viene indicata. Ma muore insieme alla persona da cui va se i lupi indicano quella persona. Esatto. O se lei va direttamente da lui. Certo. Ok. Allora, chat si può togliere, Marcus. Ah, ma il cavaliere che è cangiante? No, è normale. Ok. Ricapitoliamo, la prostituta muore se va a letto con un lupo o se va a letto con la persona che quella notte viene uccisa dai lupi. E non muore se uccisa dai lupi. Sì. Quindi se i lupi indicano la prostituta... C'ho una domanda. Sì. La prostituta può decidere di non andare a casa di nessuno? No. No, deve andare per forza a casa di qualcuno. Però se fallisce non succede nulla. Se riesce muore il lupo, giusto? Non ho capito. Cioè, lei durante la notte indica... Se non ci prende che è il lupo, non succede un cazzo, niente. E non mi ascolti. Se vai a casa di un lupo, muori. Se vai a casa di una persona
che quella notte è stata uccisa dai lupi, tu, muore. No, che se va okay, in casa di un altro safe, non muore. Ok, ho capito, okay? Se viene indicata lei dai lupi, non muore. Perché non la trovano a casa. E allora, ed è notte. La notte so che pensi a me. La puttana apra gli occhi. Che la puttana chiuda gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il boia apra gli occhi. Se devi guardare, però. Falli riaprire i lupi. E che i lupi aprano gli occhi insieme al piccolo boia. Si guardino, si guardino. Che chiudano tutti gli occhi. Benissimo. Aspettate che se no non mi ricordo manco chi cazzo è il boia. Benissimo. Che il veggente apra gli occhi. Bravo veggente, apre i suoi occhi. Bravissimo veggente, adesso li può anche chiudere. Benissimo. E che il cavaliere apra gli occhi e ci dica chi è. Vediamo il nostro cavaliere che si sta innalzando. Bene, chiuda gli occhi, cavaliere. Ed è giorno! E sfortunatamente è morto Max Proietti. Il villaggio è completamente triste, non come quando muore Livio aka Zlatan. Mo c'è Livio, no? Quindi esatto. La prima notte, in teoria, Livio non dovrebbe safe, morire, bla bla bla, dicono. Ma secondo me morirà Livio stanotte, ragazzi. Sai che io, sai che io mi sento rompere il questo? Meta. Meta, allora sai io mi sento che questa notte morirà Livio. Ho questo strano sentimento. Stiamo risolvendo il problema non tecnico con la chat. Non c'è nessun problema con la chat, ragazzi. Al massimo sarà risolto tra 5 secondi. Ok. Ok ragazzi, tutto ok, comunque Marco ci conferma che non è morto nessuno e siamo ancora in live, un piccolo problema tecnico che verrà risolto a brevissimo. La chat è bloccata, ma non importa perché siete vivi voi. Esatto. E ma soprattutto è viva la partita. Io sto guardando lì perché di solito c'è la telecamera lì, ma sta là. Beh, perché dei non sono abituato uomini a non vedermi, ragazzi, purtroppo c'ho un leggero... Allora, Livio, visto che, non, che hai parlato solo da Zlatan prima, cosa vuoi dirci? Parla finché puoi perché mo muori, Livio. Io dico che sì, mi potete pure ammazzare. No, non fatelo, per favore. No, però per il gioco secondo me è giusto anche che nessuno sia salvo. Qui non c'è nessuno che si chiama salvo, no? Salvatore. Vabbè, possiamo andare. Questa era molto bella comunque. Benissimo. Meglio te tua, guarda. Che il villaggio chiuda gli occhi. Facciamo una gara di barzellette. Silenzio, Livio Marcone. Adesso decido io e tu sei l'unico che non può parlare al di fuori. Che occhi chiusi, per favore, occhi chiusi, occhi chiusi. Che la prostituta apra gli occhi e mi dica da chi vuole andare a dormire la maledetta. Ma addirittura, Max. Benissimo. Ma cos'è questa roba? Shaming. Ma cos'è? Ma, che... da... ma t'hanno preso nel cast dello Zoo di 105? Ma io sono lo Zoo di 105. Che la prostituta chiuda gli occhi, mia dolce prostituta, che io adoro e che voglio bene. Ci vediamo dopo, mia cara prostituta. Che i lupi aprano gli occhi e mi dicano chi vogliono uccidere. Perfetto, miei cari lupetti, chiudete gli occhi. Benissimo. Che il boia apra gli occhi e mi dica se vuole parlare di qualcuno. Il nostro boia che sta lì integerrimo e dice qualcosa, non lo dice, non lo sapremo mai. Benissimo. Che il veggente apra gli occhi e mi chieda qualcosa di qualcuno. Che la nostra o il nostro o il nostro veggente il nostro veggente chiuda gli occhi. E benissimo, che il cavaliere apra gli occhi e mi dica
chi vuole difendere questa notte col suo scudo, che non è cangiante, ma che esiste. Benissimo. Chiuda gli occhi, cavaliere. Grazie mille, è stato gentilissimo, dottor cavaliere. O cavalieru. Detto ciò, aprite gli occhi. È un giorno particolare, incredibile. Non è morto nessuno. Addirittura. Ottimo, ottimo. Ma questa è una cosa incredibile. Niente affatto male. Marco, abbiamo fissato? Problema chat? Ma ancora no, vabbè, ma non importa. Wow. Non c'è la chat, è il problema di Twitch, penso. No. Posso dire che sono contento, è la prima volta che faccio il master, se no mi fanno un culo così. No, quindi, bene così, grazie. Beh, il cavaliere ha un'informazione molto importante, ma soprattutto non è cangiante, quindi può difendere la stessa persona quando vuole, tranne se stesso. Mm-hmm. Poi l'altra informazione, vabbè, ce l'hanno i lupi, ma ci interessa poco perché... Per me tu sei un lupo, Gianluca. Perché? Perché stai solo a ripetere le regole del lupus. Esatto. Ti posso dire sta cosa, Simone? Simone, devo dire la cosa? Te ne pentirai di questa... Te ne pentirai e mo ti spiegherò anche sì, per quale motivo. Sì, rotto il cazzo di minacciare tutti, Imbecille, calmata! Taci, cretino! Ma tornatene a Utrecht, stai bene là! Madonna, c'è veramente! Ma che cosa stai facendo? Taci! Ma chi è il prossimo? Taci! Sergio, che non ti ha fatto niente! Chi è? Non tacerò mai! Allora, per favore, il master interviene! Livio Marcone, lei fa sempre casino, basta! Mia, adesso, basta sono Livio! Lui. Datemi parola! Simone, te ne pentirai, sai quando? No, sei quando un lupo, morirò durante, un lupo, la... Morirò durante la notte! Te ne mentirai perché morirò durante la notte, Simone. No, e vi dirò questo. Tranquillo, vi dirò questo. Lo so. No, no. Vi dirò questo. No, notte al sarò villaggio. Il vostro incubo peggiore in questa partita! Dacci tutti adesso! Prima! Aspetta! Però morirò. Non durante il ballottaggio, ma durante la notte stessa. No, morirai di notte, però durante le votazioni. No. Mi ammazzeranno i lupi durante. Mi ammazzeranno i lupi durante la notte. Ma sentiamo anche Beatrice. Ne sono più che sicuro di questo. Sentiamo, ragazzi. Beatrice. Ed è inevitabile. Hai sospetti? Può darsi. No, non ho nessun sospetto, però io vi dico. Sono una delle cattive o dei cattivi e vi chiedo di fidarvi tanto per... In base a cosa? Ah sì, esatto, fidatevi veramente tanto e il cavaliere veda un po' chi però vuole hai proteggere. Un po' l'outfit da cattivo Disney. Ma ho sbagliato nera, ma vedi che... Mai fidarsi delle apparenze, giusto? Esatto, quindi il cavaliere veda un pochino cosa fare. Vabbè, non è un mio problema. C'è una cosa tecnica che prima ho sentito, ricordatevi che non è detto in generale a livello di misura, pezzo di idiota con i capelli da bulletto, capisci brutto idiota, tra l'altro la prossima volta che te fai le linee fattele dritte, cretino, sei un cretino. La cosa tecnica, no, la cosa tecnica è che ricordatevi che in questo round non è detto che sia il cavaliere che ha salvato, ma potrebbe essere la prostituta che ha azzeccato la persona. Quindi mi raccomando, tenete sta dinamica, perché altrimenti vi fissate sul fatto che è il cavaliere quando in realtà c'è la prostituta. Ve lo dico preventivamente, perché ho sentito solo parlare del cavaliere e nessuno ha menzionato la prostituta. Non che ha azzeccato la persona, che hanno provato a uccidere quello intendevo. Okay. Quindi no, non è detto. Io ecco perché ve lo sto dicendo, perché siccome è un po' meta, però è una dinamica nuova. Più che altro è un nuovo ruolo. È un nuovo ruolo, quindi ve lo ricordo. Poi dalle prossime... Siccome io mi sono segnato proprio il ruolo preciso e quindi mi sono segnato tutti quindi, i punti, cioè, vi dico che è così. Dire che potrebbe essere che il cavaliere non ha un'info. Il cavaliere potrebbe non avere un'informazione, ma la prostituta sì. Ma il fatto è che... No, la prostituta sa solo che... La prostituta sa solo che hanno provato a uccidere lei, cioè. No. Cioè... Paradossalmente... Paradossalmente il cavaliere potrebbe erroneamente... mettere come buono un lupo, perché magari il cavaliere salva il lupo, la prostituta viene uccisa, quindi non muore nessuno. Il cavaliere pensa di aver salvato il buono, dice lui è safe, e poi magari invece è il lupo. Bang.
La cosa è che la prostituta può ficare contemporaneamente il veggente e il cavaliere e non si sa mai. No, ci sono troppe variabili. Appena per c'è. Anzi, comunque, queste prostitute fanno un casino. Ma poi ci sta per cambiare un po' le dinamiche, dai. È ingiocabile. Certo, minchia. Comunque, il problema di Tinder, addirittura, Marco, da quando lo utilizzi? Di Tinder? Veronica, da quando c'è la prostituta? Problema di team? Il piccolo, cioè, team. Aspetta, ma nel senso della nostra connessione, no? Ah. Ah, mo è ping, prima era team, mo è ping. Ma è team, ping o Tinder, non ho capito. Team. Ma si chiama ping il tipo che guarda... Ma vasi, stiamo perdendo fotogrammi? No, solo la chat. Strano. Ma... Vabbè, dai. Però a loro funziona, cioè a me quando aggiorno, si vede ben attimo. Sì. Date un attimo il microfono al regista. Scusate, dai, ragazzi, regista, stiamo Sergio, cercando porca di sistemare. Praticamente il problema è strano, perché la chat la rimetto pure, la vediamo per un paio di secondi, poi si riblocca e mi ridice connessione alla chat, come quando non c'è internet, però siamo in live, okay. È tutto bene. Va bene, va bene. Però va è bene. Strano. Alex, però non apri la live, che poi leggi le cose. Da cellulare no, si per vede. Per sbaglio però. Dico, mica... È un problema, non so, siamo in live, quindi non posso riavviare il computer. Sì, 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 va bene, va bene, Marco. Dai, comunque... Vabbè, andiamo avanti, tanto comunque la live è comunque un prodotto poi fruibile all'infinito su YouTube, quindi... Cioè, funziona manco da cellulare, che è strano. Perché mo se no dicono che Alex ha barato. No, non ho visto niente. La chat non si apre perché siamo collegati a team e qui sotto non prende il telefono, quindi ragazzi, possiamo andare avanti, ragazzi, non c'è nessun tipo di... Allora, però adesso, signore e signori, disquisite su quello che è successo, perché fra un po' si va ai voti. Ok. Quindi abbiamo varie ipotesi. Varie ipotesi, vabbè. Non solo la prima. Nulla. Ce le teniamo da parte. Tanto sta partita sarà più lunga del solito, perché sì, non sì. Essendo morto nessuno al primo turno durerà un po'. Simone è molto contento di questo. Vabbè. Cioè. Non so se però secondo me non ha senso che qualcuno si, ragazzi, si rivede. Essendoci il boia non ha esatto, molto esatto. Senso. Sì, esatto, esatto. Esatto. È meglio secondo me andare ai voti. Ma vedere sì, perché un po'. Non abbiamo informazioni. No, invece, secondo me c'è un'informazione. Vai. Dacci questa informazione. Bicio. Che ci dici? A dormi. Allora, come tutte le volte che vengo qua, ogni volta che al primo round so villico, poi so tre round di fila villico. È vero, zio. Perché io mi aspetto sempre qualcosa di intelligente, no, ma è vero, da Bicio, e vengo costantemente tradito. Anche se sono cagate, è vero, perché è funziona. Vero. Quindi so villico un'altra volta, so inutile sì. Un'altra volta, e che mi annoio quando so villico, quando fa niente. Vabbè. Abbiamo scoperto che Bicio è villico, vediamo okay. Informazione. Quindi morirà dal boia. Chi è? Becca questa. Bravo. Non hai scoperto niente, io sei ho scoperto un una ottimo cosa. Investigatore. Grazie. E hai fatto uccidere una nostra pedina dal boia, grazie. Se lo spreca sul villico, magari lo spreca sul villico. Che spreco? Era kill in più di notte, buttava via. No, sul, va benissimo. Se lo fa sì, quasi villico. Quasi. Vabbè, detto ciò. Quindi il boia funziona anche sui villici. Se certo qualsiasi vuole, pure sui lupi. Se certo. Si fanno del culo. Secondo me, ma butto là. Secondo me, Alex Lupo. Perché parla poco, eh? Perché Simo? Sia perché parla poco, sia perché quando ha aperto la chat per vedere se si vedeva, nemmeno ci ha pensato che poteva essere un barare. Sai che ci ho pensato, ma non volevo dirlo. Lei già era. Sa chi è i lupi, perché no, è lupo. Regà, no. Ho quindi aperto, non potrebbe barare. No, io ho aperto però, la no, in realtà, live. Aspetta, no. Posso salvarti per una cosa, che potrebbe vedere i ruoli buoni, però. Quindi comunque è informazione molto è importante comunque da lupo. Barare, sì, è comunque sì. Un lupo. Sì, sì. No, barare lo è a prescindere in questi ipotesi. Sì, però capito, ho non c'è l'ipotesi perché che hanno detto che la chat Simone. Era bloccata. E tutto questo cosa c'entra con il fatto che tu sia un lupo? È comunque barare. Non dai, stiamo scherzando, ma sei un lupo o no? No, raga. Che ruolo c'hai? Sono un villico. Dai, che cazzo è? Ma hai detto proprio nel modo meno villico. È una conta giusta. Vabbè, dai. Ma che lavoro è villico poi? Sì, infatti. E si vota! A partire da? Partiamo da Gianluca. Il cigno di Utrecht. Chi ha votato? Gianluca. Alex. Uno,
Vicio. Oh, manco un voto a Meliador. Un voto a Meliador, io odiamo. Un voto a Meliador. Come sono i voti, raga? Come sono i voti? Stai uno te, Gianluca. Uno Gianluca. Uno Gianluca. Se due. Due. Uno meglio. Tu che hai votato? Sto votando e Morsi. Perché Bicio vota prima di te? Non ha votato. Non ha votato Bicio. Come non ha votato Gianluca? No, io non ho votato. No, ma ha solo chiesto quanti Gianluca. Voti c'ho. No, no, ma solo io solo chiesto quanti voti ci sono no, in giro. No, sto parlando con Bicio. Sto due. Allora. Ah, Guido, sto due. No, ma ha chiesto quanti okay, voti okay. avevo. No, pensavo avesse votato Bicio. Gianluca. Gianluca. Anzi, io ho votato Gianluca perché mi ha votato a me, ti ripicca, non è che sto a fare qualche strategia. Gianluca. Alex. Stanno 4-3. Perché voi avete 1 e 1. 4-4. 2. Allora ci stanno 4 Gianluca, 2 Bicio, 2 Alex e 1 io. E 1 il Melia. Quindi poi decide se manda Melia insieme a tutti gli altri oppure sceglie uno dei due che va a fare. Oppure e che fai, te ne privi? Voto Mediator. Bravo. E se poi te ne penti. E allora ballottaggio Gianluca, Alex, Bicio e Mediator. Allora, io posso dire tranquillamente che ho un ruolo perché già ho detto che morirò durante la notte. No, aspetta, perché già ho detto prima che morirò durante la notte, quindi sono due le cose. O mi ammazzate in questo ballottaggio o mi ammazzeranno durante la notte. Se io rimarrò in vita, sicuramente la partita affronterà dei risvolti molto positivi, appunto per il mio ruolo che non posso rivelare. Grazie, anch'io ho il ruolo, se volete uccidetemi, cioè. Ok. Minchia, sempre tirata in mezzo a cazzo proprio. Quindi siamo due o no? Non ho altro da dire proprio, ho finito. Allora io, cioè, vista questa ringa di loro due, confermo Bicio buono secondo me, e è uno di loro due. Bisogna solo capire chi dei due sta di una cazzata. E non lo so. Tu sei buono, Mediator. Io sono buono, sì. Io sono buono. Io sono buono. Vabbè dai, io sono buono. Ma perché sei buono? Io sono buono. Perché sei buono di natura? Io sono perché sei buono? Il ballottaggio non deve fare facce, non deve dire niente, solo il ballottaggio. Perché sei buono? Io sono buono. Ed è buono pure quel coglione di Livio. Ma non è nel ballottaggio. No, vabbè. No, parliamo di questione del ballottaggio. Chi converrebbe di più uccidere? O te o Alex. Alex, hai un ruolo? Sì. Quale? E anche tu. Questa cosa la reputo impossibile. Quale, Alex? Ma voglio dire il mio ruolo, cioè. Uccidetemi, raga, che vi devo dire? Tanto, cioè. Boh, perché ho aperto la chat che sapevo che era bloccata, sono diventata cattiva automaticamente. Fate il cazzo ruolo che volete, cioè. Livio è buono. Beh, ragazzi, io penso che possiamo andare tranquillamente al voto e dai voti stessi si potrà capire come vengono suddivise le squadre, diciamo, no? Alex. È Alex, Gianluca, Bicio, Gianluca. Però va normale, no? Sta Livio. Bicio. Un attimo, raga. Allora, due voti per Bicio. Anche okay. Francesco. Sono uno. A me? No. No, a me. Ah. Alex. Alex. Gianluca. Beh. Quindi quanto state? 3 Alex, 1 e 1? No, 2 Gianluca.
Due Gianluca e uno è Mortalex. No, io a me mi hanno dato più di due persone. Come no? E basta. Eh sì, ci sta. Ma come? Sì, 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 è giusto, sono sei voti. Mortalex. No, non può votarsi. Quindi vota. Vota comunque. Importante che non tu può votare. Non posso. Ah, stai il ballottaggio tu, giusto, scusami. E muore Alex. Alex è morta. E quindi ci saluta la nostra Alex e io vi dico che è notte. Che la sex worker prostituta scorta pro gli occhi e mi dica dove vuole andare a dormire e a bloccare le proprie gambette. Benissimo. Che la nostra prostituta chiuda gli occhi. Benissimo, grazie prostituta, lei è veramente, spero di pagarla presto. Che i lupi aprano gli occhi e mi dicano chi vogliono uccidere. Ditemi. Ok, grazie mille miei cari lupi che provano o riusciranno a sbranare qualcuno. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il boia apra gli occhi e mi dica che cosa vuole fare il nostro boia. Mio caro boia, mi dica. Ok, grazie mille caro boia, chiuda gli occhi. Che il veggente apra gli occhi e il nostro veggente mi dica chi vuole vedere. E quindi che il nostro veggente chiuda gli occhi e che il cavaliere apra gli occhi e mi dica chi vuole difendere. Benissimo, benissimo, benissimo. Chiuda gli occhi, mio caro cavaliere. Sto abbassando la voce perché ci sono delle donne. Ed è giorno! Ed è giorno! E signore e signori, è successa una cosa spiacevole. Sono morte due persone. Muoiono il nostro Simone e muore il nostro Meliador. Ok, posso uscire lo scoperto? Dal momento che il boy ha già utilizzato il suo colpo su Meliador. No, no. Grevissimo. Assolutamente no. Però il boia, il boia non ha fatto niente. Palesemente Meliador era la prostituta e diceva che era buona perché era andato da me, ma è andato da Francesco e l'ha ucciso. Da Simone l'ha ucciso, scusa. Ok, comunque Gianluca è cattivo 100%. Ok. E Alex era buona probabilmente. Oh, no, boia impossibile. L'altro lupo magari, ma non credo. Voi non pensate... Allora, io c'è un commento che ha fatto Meliador durante il ballottaggio e io mi sono trattenuto dall'intervenire, anche se ho detto una parola e mezza. Ha fatto, se Livio è buono, come per dire, io lo so. Cioè, quello che ha detto sì, è io lo so. Ovviamente... Com'è che sono morti questa notte? Allora, intanto c'è un problema, che se quello che dice Livio è vero, non ci hanno capito un cazzo i cattivi. Secondo me è stata pure una cazzata a ammazzare Alex, che aveva detto che c'aveva un ruolo. Allora... Sì, però tra voi due o andavi al 50-50 o uccidevi Bicio a caso. Io avevo puntato Bicio perché non volevo. Allora, fatemi un attimo però parlare su questo. Se è andata come dici tu, i cattivi non ci hanno capito un cazzo. Perché? Io sono molto perché? Chiaramente Meliador ha fatto un bait per farsi prendere dal boia. Ok? E invece l'hanno ucciso comunque i lupi, secondo te? Allora, oppure i lupi hanno puntato l'altro dove è andato Meliador? Il tizio... Allora, inizialmente la prima cosa che ho pensato, non essendo abituato al ruolo nuovo, è stato... Lui è il cavaliere, ha difeso me. Ok. E quindi non è morto nessuno, però poi ho detto non c'ha la sicurezza al 100%, perché c'è la prostituta. Esatto. Ma la prostituta a questo punto è lui, perché è l'unica persona che poteva sapere al 100% che io fossi buono... È lui perché è andato da me. O il veggente. Perché ma il veggente volevo dire. O il veggente. No. Però il veggente, ragazzi, non si rivela perché c'è il boy. È ovvio secondo me che Francesco era prostituta anche perché ha mirato me. Guarda che ti sto, perché, sto dando ragione. No, infatti, perché da cavaliere non avrebbe senso difendere me, dato che c'è la cosa che Livio non ha giocato. E quindi lui è andato dalla persona che sapeva che i lupi non avrebbero ammazzato. Okay, sentiamo un attimo lei. Poi vi dico... Io pensavo fosse il veggente Meliador, però giustamente non si sarebbe rivelato adesso. Cioè, io me l'ho completamente allora dimenticata la puttana per un momento.
Però in non lo so. Penso sia palese. Cioè, intanto ho una domanda. Intanto una domanda pure io. Dov'è Gianluca che è vivo? Cioè. Io non mi ricordo chi è morto. State sempre. Allora, nelle vostre teorizzazioni, ve lo dico sempre perché è la prima volta che lo usate. Ricordatevi che bene il ruolo della prostituta in generale. Ricordatevelo bene, perché in realtà potrebbe essere pure tutta un'altra cosa. Io perché continuo a rileggermi la descrizione continuamente, altrimenti vado in difficoltà. Quindi guardatela bene, perché ci sono tante vie che possono essere accadute. Certo, ma infatti io mi sono fatto l'idea sul come possa domanda. Essere morto Meliador. Se il boia indica la prostituta e dice che è la prostituta, muore. Ah, ok, non c'è il non la trovo a casa. No, ok. Quindi, secondo me, il boia potrebbe aver puntato Meliador. Ma è da pazzi, perché è 50-50. No, secondo me è troppo avventato. È impossibile, allora, che il boia abbia, è impossibile che il boia abbia già giocato così sicuro di azzecca un ruolo. No? Non ci stanno info. È più probabile che magari è morta la puttana, ma in una dinamica che ancora non stiamo spiegando. Capito? Tu chi è che avevi ucciso stasera? Ma infatti, scusate, ma chi altro è morto? Non ho ucciso nessuno. Meliador? Okay. Simone. Ah, ecco, okay. No, comunque Davide, guarda, se ti accanisci verso di me vai verso la strada sbagliata. Ma tu che ti sei? Posso dire una cosa? Bilico? Sì. E lui moriva durante la notte. Ti giuro. Infatti mi sono anche un po' pentito perché volevo sopravvivere, però sì, sono villico. Anche il fatto che dicevo morirò di notte, perché ero sicuro che morivo di notte, eccetera. Comunque, e ragazzi, il lupo no. Secondo te qui o i lupi? Allora, il fatto che sia morto Meliador, secondo me, può indicare il fatto che Meliador potesse avere anche quel ruolo là. Quale? Quello che sta nel lupo. Ma chi è il cacciatore? Quello che sta nel lupo, chi è? La prostituta là, com'è? Cappuccetto muore rosso, dal lupo. La prostituta non sta nel lupo. Lo stanatore di lupi. Allora, io voglio sentire pure Bicio. Bicio, che dobbiamo fare? Non si capisce un cazzo. Vabbè, tu sei un villico. Sì, però non in sospetto sto game non c'ho proprio idee. Sto game beh, sta partita no. Io volevo chiedere Il globo di Gianluca, nulla, nessun Burger Kinghino. Ma capirai, aperta la live. E vabbè, no, dicevi Bicio? Non lo so, Rubino, ma sconcentrato. Vabbè. Io invece volevo chiedere a dimmi tutto, la gocciola. Io chi sono? Che fai? Francesca, a farmi i cazzi miei, allora, perché mi sto rompendo le palle, perché sono ancora villico e spero che la prossima volta si diano le carte fatte bene. Io pure di nuovo villico. Ma infatti io sono voi tre e quattro te. Pure tu. Quanti ce ne stanno? Due o tre? No, quattro villico. Quattro. Allora. E Simone secondo voi chi era? Boh, a me puzzava un po'. Io per questo ho richiesto chi è morto, perché se è morto Simone, se la puttana è andata dal lupo, vuol dire che i lupi hanno ucciso Simone, quindi Simone era villico. O no, cavaliere o perché io vado da Alex, perché Gianluca non lo so, non mi convinceva. A me chi avete votato, chi altro c'era? Avevamo votato tipo io sapevo votato Gianluca, io ma come perché ricordo. Secondo me Meliador, però io ho visto un po' di live, Meliador sa giocare meglio di tutti secondo me, e mi sono fidata un sacco di quello che stava dicendo, e col fatto che c'era anche la puttana poteva essere sia veggente che puttana. C'era ancora un 50 e 50. Nessuno ha detto, ha esposto di essere la puttana. Il veggente non l'avrebbe detto, quindi ho detto boh, ci credo. Mi pensavo fosse il veggente in realtà. Però adesso con la cosa della puttana sono sicura che lui fosse la puttana. La sex worker, scusate. Okay. Va sempre. Va bene. Tu che sei? Io sono un villico. Sei un villico? Ah, ce ne sono tutti troppi. Villici. Sono un sacco di villici. Troppi villici. Simone era villico. Allora, secondo me. Però secondo me anche Simone Gianluca era un villico. Che un po'. Ma Simone era villico, cioè per davvero, non come Salve. Te. Oh. Ciao. Ciao. Pompi? Pompi? Un tiramisù da Pompi? Sì. Un nome, una garanzia. Ecco. Bella Rubi. Ciao. Salve. Ragazzi, poi ho esatto. Vabbè, ma io sono bravo, Pompino, bravo. Vabbè, parità dei sessi, com'è? Eh? Sì, sì, non ci hai guardato, però. Ma chi te sei in culo? Ah, parità dei sessi. Cazzo, allora. Vabbè, ma se dice, per far capito, sei bravo, parità dei sessi, poi. Vabbè, la voce fuori campo, ci sta. Spostate sto divano. Mi serve la vasellina per entrare. Spostate il divano un attimo, ragazzi. Però, allora, ragazzi, io così posso giocare, perché ci sono
X persone che si alzano e quindi non sanno come votare. Quindi o chiudiamo e ce ne andiamo a casa o giochiamo tutti, perché così non ha alcun senso. Cioè, Gianluca si è alzato 40 volte, Simone non ha sentito. No, perché se no non sappiamo come votare, votiamo a caso. Io so benissimo come votare. Anch'io un po' so come votare. Allora, votiamo. Sì. Votiamo. Prego. Signori, signori, per favore, vi do un minuto extra per parlare e poi si va ai voti. Ci avete un minuto. Famo un minuto e 30 secondi, visto che... Ma Robino, ma ti sei attivato tipo un radar sulla macchina? Scusate, se in teoria dovrebbe essere... scusa, no, io una cosa... Che gusto hai preso? Io c'è una sola cosa che voglio dire. Non mi piace. Che con Simone potremmo aver perso potenzialmente il veggente o il cavaliere. Se dovessi fare un'ipotesi. Mezz'ora fa. Lo so. Ragazzi, io ho una proposta, ragazzi, ho una proposta. Voglio fare una cosa che a Lupus non si è mai verificata. Voglio cedere il mio ruolo a David John Rubino. E gli spiego brevemente. Sì, 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 sì. No, per il ruolo che ho io, gli posso dare tutte le giuste informazioni. No, posso ragazzi, dire no, sì, vabbè, no, giusto per dare un po' di pepe. Che ne so. Il pepe molto momento da qualche parte. Si va ai voti. E si vota. Si vota. Si parte da Simone. Da Simone che. Gianluca o Simone? Chi cazzo vota per io, primo? Io. Simone. Come ho detto, io già so chi votare. Marra. Marra. Gianluca. Gianluca, chi vota? Marra. Gianluca. Prego. Chi è rimasto? Aspetta. Arza dei diti. Non ha detto nulla. Sì, no, però nella partita hai detto poco di te. Ha parlato solo lui. Sì, però sugli altri, ha attaccato, ha parlato di altri. Ha parlato degli altri, però questa discussione è andata avanti. Avanti. Però... Beatrice. Francesca. No, dopo io devo votare, oh! Non ho chiesto io, ma... Scusa. Come sono i voti? Caspio. Gianluca. Era un cagher dentro l'ospedale. Ho votato Gianluca? Rubino. Marra. Francesca. Sergio. Beh. Sono 3, 2, 1, 1, 1. 2. Gianluca. Ok, io e Marra. Però posso dire una cosa, scusate, io non voglio rompere i coglioni, però col ruolo nuovo dovete stare un po' più attenti, perché sennò è un macello, state a si capisce nulla, Non si sta capendo niente. Ragazzi, quindi cercate di buttare un attimo d'occhio. Aspettate. Questo ballottaggio tra me e Marra si conclude in 3 secondi, ammazzate me. Ok, perché? Punto. Però tu hai un ruolo. No, ho mentito, già l'ho detto prima, sono un villico. Allora, aspetta, dico tutto. Sono un villico, quindi ammazzate me. Punto. Chi è che ti ha votato te? C'avevo 4... No. Prima, quello di prima 4. Mo invece stava a 2 e poi mi ha dato il terzo lui. Me ne ha dato uno te e uno... Alex. Allora... Però io, regà, so villico, non so cattivo, quindi allora, magari per spostare l'attenzione. Come Sergio è un lupo? Comunque tu eri deciso sul fatto che io fossi cattivo, te sei sbagliato tutto quanto, quindi... A prescindere, secondo me... Più che altro perché ho ricevuto... Non c'è nessun motivo che devi morire te. Cioè... Ho ricevuto 2 voti non c'ha senso. Da te e Simone subito, senza motivazione alcuna.
Simone l'ha fatto per ripicca perché ho detto che doveva stare attento e quindi ha votato me, e tu l'hai fatto ridanciano. Sì, io l'ho fatto troll. Io l'ho fatto troll. Però mi taccio. Io ho fatto un voto troll. Se il cavaliere mi protegge stanotte, poi vi dico determinate cose. Prego. Si va ai voti, si parte da Sergio. Chi sai vivi? No, loro due. Bicio è un vivo. Livio e Francesca. Gianluca. 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 Marra. Gianluca. Simone? Simone è morto, è giusto? Morto, sì. E muore Gianluca. Ed è notte che la prostituta apra gli occhietti. Mia cara prostituta, mi dica, nel letto di chi vuole andare? Nel letto di Rubino? No, non si può andare, purtroppo. Non si può andare. Che la sex worker chiuda gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi, famelici come sono, e mi dicano chi vogliono uccidere. Mi dicano chi vogliono uccidere. Sono dei lupi un pochino. Sono dei lupi particolari. Lupi, chiudete gli occhietti. E adesso che apra gli occhi il boia. Boia, ci dica bene. Vuole parlare con qualcuno? Perfetto, chiuda gli occhi boia. E adesso apra gli occhi il veggente, mio caro veggente, e mi dica chi vuole guardare. Vediamo chi guarderà il nostro veggente. Il nostro veggente. Vediamo chi guarda il nostro veggente. Il veggente chiuda gli occhi. Chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e tiri fuori questo scudo. Perfetto. Grazie mille, mio caro cavaliere. Chiuda gli occhi. Ed è giorno. E signore e signori, è successa una cosa incredibile, perché non è morto nessuno. Livio, perché mi hai votato? Io ti ho votato per bilanciare la cosa, okay. Perché volevo vedere effettivamente che cosa votavano altre persone. Perché se vanno tutti i voti su Gianluca, Gianluca. Comunque Livio è confermato buono. Quindi adesso i miei dubbi sono tra le due donzelle, intendo Sergio e Beatrice. Vabbè, Bicio sta sempre lì che non si capisce, cazzo. Non lo so. Livio, tu hai... Io qualche non so un ruolo. E no, sinceramente, sospetto. Con tutte le interruzioni mi sono perso un po' di pezzi. Ok, cioè, allora risentiamole, prego. Sentiamo la cosa. Tutti e quattro. Io vorrei sapere se c'è il veggente. Non è una domanda. Che se può dire qualcosa. Ciao. Vai, dici. C'è il veggente? Nico. C'è il veggente? Sì. Davvero? Sì. Questo è molto buono. Infatti, che cosa hai visto? Parla al mic. Oh, ti volevo chiedere se sapevi qualcosa anche te, perché ti hai detto proteggetemi che la prossima volta perché vediamo... sono il cavaliere. Top. Ed era un bait per il boia. Secondo e me ho difeso è... ho difeso Livio, per quello ho detto prima so che Livio è buono. Allora io ti dico. Okay. Chi hai visto tu? Io ho visto due persone. Vai. Una inizio partita e una ora. Una è morta? No. No, non ne viste tre allora, scusa. Una avevo visto lui. E lui era... Lui chi? Simone? Simone. Buono. E lui era innocentissimo. Ok. Poi ho visto lei, ho visto lui. E hanno tutti e due un ruolo. Ah, guarda un po'. No, sono cattivi. Non si sa. Non è il detective. È il veggente o il detective, ragazzi? Il veggente. Sì, se cattivi, sì, vuol dire che è un lupo. Cattivi, però. Oh, boia, boia, vabbè, sì. Però non un ruolo generico. Ah, okay, ok, va bene, va bene. Sì. Ok, perfetto. Ovviamente. Sergio, va bene. Lui è buono, lui è cavaliere. Allora, Sergio. Ok. Per forza è chi deve essere. Un bel ragionamento. No, c'è, allora, c'è anche Bicio, C'è anche Bicio. Allora, okay, tanto, ragazzi, no. Piano, piano tutti. Ma io l'ho attaccata. Mi hai attaccato senza dire ho visto, cioè, non eri sicura. No, allora, ma posso... Da lì, sì. No. Rispondi, Francesca, rispondi. Sono convinta sia morto il veggente.
Quindi sta fingendo. Io pensavo fosse Simone il veggente. Raga, ero convinta, allora, fosse Simone, no, infatti non l'ho mai guardato. Perché secondo me anche te sei qualcosa. Il fatto che non abbia contato Bicio tra quelli è perché Bicio non, allora, non sta lei, facendo nulla, me, io non era, cioè, secondo lei, me te eri appunto innocente, però non lo so, capito? Però te, ma rispondi alle accuse. Stai fingendo un ruolo? Perché prima non hai detto, sì, lei è il lupo, l'ho vista. Secondo me sì, no? Sì, 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 te. Tu hai detto, hai votato me, senza dire, so che è cattiva, è un lupo, l'ho vista. Ma se mi avessero passato prima il microfono avrei votato comunque te. Ma che cosa dici che mi hai attaccata e hai parlato? No, appunto, ti ho attaccato perché... Potevi dire, l'ho vista, è un lupo, mi eliminavano subito. E ti avrebbe poi salvata il cavaliere, per logica. Che palle, Franchi, non lo mai... Allora, io ti dico... Secondo me te stai giocando molto bene. Ma se tu mi hai vista e sono cattiva, tu lo sai che sei il lupo, che sono un lupo. Non mi dici sì, che stai giocando cattiva, bene. Avresti detto cattiva. Lei è un lupo, l'ho vista. Cavaliere, salvami. Ho detto che io l'ho detto all'inizio, cavaliere, salvami. Non è vero. Non è neanche detto che io sono un lupo, perché in realtà non mi hai vista. Cioè, c'hai visto? Sai. Vabbè. Te che scusa c'hai invece? Che lei mi dice queste cose qua. Ah, scusami. Non posso parlare finché non mi dai il microfono. Allora, io in realtà c'è una cosa che mi irrita in tutto ciò. Perché c'è un'accusa che in realtà è molto più grande verso di me, della tua veduta. Ok? E non è di questo però che sta venendo accusato. Nonostante io sia buono, la grande accusa contro di me in realtà è che Meliador mi ha votato da morto. Non è che lei mi abbia visto. Ora, il perché Meliador mi ha votato da morto sinceramente non lo so. Questo... Allora, scusa, ma che prova è che Meliador ti ha votato da morto? No, no. Detto. Che cosa? Tu hai detto c'è una cosa molto più grande. Per cui stavamo dicendo che Meliador c'è un'altra probabilità che era la prostituta. E uno quindi, più uno. Che cosa? Uno che più cambia? Uno sei il lupo. Come fa a saperlo? Ce l'hai appena confermato. Allora, vi sto prima dando una mano, ok? Vi sto spiegando una cosa che forse non avete capito. Tu dici che Meliador è andato da te la notte e poi... No, i lupi hanno io ucciso... sto dicendo che se foste stati intelligenti avreste fatto questo ragionamento. Ma nessuno l'ha fatto notare. Ok. Nessuno ha fatto notare che Meliador mi ha votato dopo la notte in cui sono morti in due. Meliador mi ha votato, voi pensavate tutti era la prostituta e nessuno ha detto Sergio il cattivo. Questo sto dicendo, in primo luogo. Vabbè, può in essere... secondo luogo, per difendermi, io questo è il motivo è anche... Non è vero perché l'ho detto, però vai avanti. Però ok. Comunque, secondo me, posso dire una cosa lì, ti manca una cosa che... Solamente per spiegare la dinamica, vi ricordo che lui sta dicendo questa cosa perché se la prostituta... Se la prostituta va da un lupo, lo muore. So, lo e allora, so! E allora quindi il fatto... Perché vi state perdendo un po' di ragionamento, no, ricordate questa roba. Max, io ho capito tutto. In secondo luogo, questo è il motivo per cui io all'inizio ho pensato che Meliador fosse stato in realtà ucciso dal boia. Cioè, nel senso, io sapendo di essere buono, non voglio credere, cioè non posso credere. Cioè, l'unica opzione che ho è che lui non era la prostituta e io non ero il lupo. Cioè, questa è l'unica dinamica in cui questa cosa mi scagiona. Ovviamente questo allora, non significa nulla. L'unica cosa che posso dire a riguardo, non sono stupito da questa giocata. Io non mi sarei aspettato un fake veggente da una persona nuova, perché io non l'avrei mai fatto alla mia prima giocata, se devo essere sincero. Se devo fare un'ipotesi, per me il veggente era Simone, che è morto. Il cavaliere chi è secondo te? Secondo me il cavaliere potresti benissimo essere tu. Sì? Sì. Ok. Ragazzi, avete 30 secondi. Finito, vai. Allora si vota. No, vuole dire qualcosa? No, va bene, va bene. Si vota e si parte da Sergio. Aspetta un attimo però. Ragazzi, dai, per l'amor di Dio. Prego. Livio, anzi, Beatrice, perdon. Sergio. 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 Beatrice. Sergio. Sergio. Secondo me si stanno attaccando tra lupi. Sergio.
Sergio 5, Beatrice ha 2. Sergio. Marra. E allora c'è il ballottaggio tra Sergio e Beatrice. Vabbè, io credo, cioè, nel senso, io tutta la mia spiegazione ci ho messo pure un buon minuto darvela, quindi nel senso io più di questo non so cosa dire. Cioè, potete solo credere o non credere. Ragazzi, io vi dico che Simone era innocente e io ho visto due persone e ho visto due ruoli cattivi. Quindi il primo ruolo era lui, il secondo ruolo era lei, quindi vedete voi a chi credere, però nel senso non è che la giustificazione è nuova, quindi fake, cioè... No, io ho detto l'esatto opposto in realtà. Esatto, non può fakeare. E infatti appunto per questo... Cioè questa cosa ti difende in realtà. Però... Sì, però lei ha detto non pensavo che la nuova potesse fakeare. Però ti dico, è quello che ho pensato. Non è che... io non sto fakeando, raga, cioè l'avrei giocata in modo diverso. Ma l'avete visto anche prima come l'ho giocata? Male. Quindi non è che la giocherei bene ora. Quindi magari ti sei esposta proprio nel tentativo di fare una giocata diversa? Ma che? Ma chi s'azzarda? Ma via, ma ti pare? No, Sergio, hai preso la persona sbagliata. Sì. Poi non so neanche ficare io, ma mi vedi? Impossibile, non menteresti a nessuno tu. Mai. Mai. E si va ai voti. Gianluca. Parte da Gianna. Gianluca è morto. Purtroppo non posso avere voce in capitolo. Sergio. Sergio. Che devo dare? Sergio. Ghiaccio. Sergio. 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 Bella bro. Vedo che non ci siano dubbi. È morto il buon Sergio. Ed è notte. Chiudete tutti gli occhi, per favore. Grazie. Che la prostituta apra gli occhi e mi dica dove vuole andare. Prostituta, lei è un'anguilla. Non ci posso credere. Chiuda gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi. Nozzi oscureggiato. Che i lupi chiudano gli occhietti, che il boia apra gli occhi e mi dica se vuole parlare di qualcuno in questa famiglia incredibile, e il boia chiuda gli occhi, che il veggente apra gli occhi e mi dica chi vuole guardare in questa partita, che il veggente chiuda gli occhietti e che il cavaliere apra gli occhi e mi dica chi vuole difendere. Perfetto. Ed è giorno. E ci abbandona il nostro Davide Marra. Chi è rimasto in vita? Qua. Va bene, dai. Allora, io ho visto Bicio innocente. Va bene, lui. Sì, cioè, non è che c'è tanto secondo me da discutere. Anche la mossa di Sergio è stata, ci ha provato, perché prima ha indicato me senza alcun senso, poi ha detto devo levare i sospetti da Francesca, e ha indicato Francesca, e Francesca di tutto riflesso ha rivotato Sergio in maniera... Beatrice, sì, scusa, Beatrice. Ho votato Sergio. Io potevo, dovevo votare. È lei che ha fatto la giocata. Io sono convinta che siate entrambi. Avete capito che Bicio era inaccusabile, perché guardalo. L'ho visto. Livio è palese sia l'ha detto. Bravo, tipo, perché guardalo, perché Bicio guardami. Bicio. Lui è buono, ne sono convinta, e quindi dovete o accusavi me o accusavi Sergio. È accusato entrambi. Sperando che poi ricadessero su di me le accuse, così che salvavi Sergio. Sergio ha usato un po' la tattica. Potevate dire questo, ve lo sto dicendo io, quindi io non sono il lupo, perché l'ho detto io che la puttana ha votato me. Palesemente ha usato la doppia tattica, e quindi ero indecisa tra voi due. Ho votato lui perché aveva più voti.
A me non ero sicuro di toglierne uno. Secondo me te hai votato lui, perché se votavi me era troppo palese che eri lupo. Allora diciamo che vabbè, è impossibile, lei ha fegato la prima partita, quindi sei te, punto. Lei ha fegato, lo sai perché punto, ha fegato? Punto, lei mi ha... punto. Aspetta, lei mi ha accusato senza dire, io l'ho vista. Ma io perché lei non poteva, allora, lei non poteva dire che era il veggente fin dall'inizio, perché il veggente era ancora in vita. Appena è morto il veggente. Tanto qua non c'è nessun amo, qua siamo tutti in guerra, nessun amo. C'è un bug, c'è un bug concettuale però. Se tu pensi che lei stia fakeando, che senso ha votare o Sergio o lei? Cioè, mi spiego, tu chi hai votato? Io ho votato Sergio. Tu hai votato Sergio, però tu pensi che lei stia fakeando e lei ha detto... Però lei ha detto che lui è il lupo, sarebbe stupida. Perché eravamo rimasti solo io e Sergio. Perché non hai votato me? Eh no, c'era lui, c'ero io, cioè non ha senso votare quello che lei ti dice se pensi che lei stia fakeando. Io ho votato Sergio non perché l'ha detto lei, ma perché il discorso di Sergio non mi risultava... Tra l'altro c'è anche un'altra cosa, che Bicio alla fine c'ha ragione. Lei... No, la cosa è al fakeare due lupi. Cioè, di solito si dice... quello è buono, quello è buono, oppure si dice un lupo è un cattivo, cioè un lupo è un buono. Dire ho visto questi due e sono due lupi è una giocata molto audace. Io per esclusione, ma a me erano rimasti loro. Poi se ha fatto tutto questo, merita. Però sono sicuro al 99%. So di essere un inutile villico, purtroppo, un lavoratore onesto. Ma ve lo ripeto, io mi sembra assurdo che non l'abbiate sentito. Vabbè, basta di cazzate, andiamo avanti. Dicevo, no, devi capire, non possiamo giocare a cazzo, sennò perdiamo. Ma che cazzo, zii? Lei mi ha accusata senza dire sono il veggente la prima volta. Avrebbe potuto dirlo e dire cavaliere salvami. No, perché poi ammazzava Erboia, dai, su, no. Che era palesemente Simone. Io sono il veggente. Prima ho visto Francesca e era cattiva. Ma io, sono il veggente e ho visto anche Simone. E Simone era innocentissimo. Dai, andiamo avanti. Non è... Poi, secondo me, Alex era il boia. Poi andiamo avanti. Ai voti. Ah, sì. Si parte questa volta da Simone. Gianluca, chi parte? Io in quanto io. E voto Francesca. Livio. Aspetta, Omar. È pure io. France, complimenti, ma ti voto. Beatrice. Vabbè, Francesca. Beatrice. Francesca. 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 Quanti stanno? 5 Francesca, 6 Francesca, uno è uno. Livio e 2. Livio. Quindi tutti al ballottaggio, vota solo Bicio. Francesca. Abbi, no, mi devi ascoltare però, mi devi ascoltare. Non me ne frega un cazzo, Francesca. No, mi devi ascoltare. Top Sigma. Per una volta ascoltami. Io non ascolto. Avete già il video per TikTok. Tutto sono un po' di sto a parlare la seria. Ragiona con me. Vabbè, vado a fumare una sigaretta, zio. Vabbè, no, voto. Te voto, pure che parli. Beh, vai, difendite. Vai. Accendi un secondo quello che ce l'hai. Difendite, vai. Un po' magari. Tu perché non hai tu, secondo me non hai seguito minimamente sta partita. Ok, non ho seguito, allora te voto ancora di più. Sta zitta. Cioè, se votava a me voleva dire che aveva seguito, se vota te vuol dire che non ha seguito? Ma perché non ha seguito palesemente niente? Mi sembra abbastanza attento. Ti sta comprando, come fa? Il battito è sull'attenzione di Bicio. Dai, Francesca. Ti compra ogni... Vabbè, non c'è casco sempre, perché... C'è casco sempre, Gobbè, lo so. Sì, Vota Francesca. Siamo persi, è stata brava, zi. Che te devo da dire? Che te e devo allora, da dire? Signore e signori, vincono i villici! Yes! Yeah! Sigma Bicio! Bicio le cari a tutte!
i ruoli? Vi ridico i ruoli. Meliador, la puttana. Io devo capire, no? Aspetta, 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 ruoli. No, devo capire, no? Aspetta, aspetta, virgola, ruoli prima. Allora, Meliador, sex worker, Lupi, Francesca e Sergio, Boia, Alex, Veggente, Bea, Cavaliere, Marra. Cioè, posso capire come cazzo fa il Boia a morire con 3 voti e 2 sono dei lupi? Porco Dio! Cioè, no, no. Siete idioti? Sì. Cioè, 3 voti, 2 dei miei colleghi. Ma è la follia questa. Ma infatti la cosa strana è che Alex votava da cattivo, quindi ho detto è boia. Ma, Alex, ma veniva votata da quelli Alex che sospettavo. È stata votata perché? Per la paranoia che ho instillato io. Ma perché io, essendo, avendo già il voto di Sergio, ho detto io ne devo uscire in sono qualche stato modo troppo convincente. Mi hai votato dopo 2 persone che avevano già votato me. Tu mi hai uccisa. Cioè, al terzo voto era morta. Dovevo uscirne pulita in qualche modo. Brava, brava, brava. E restare nell'ombra il più possibile. Giusto, Francesca. Ho detto va sacrificata. Cioè, è una tecnica assolutamente condivisibile. Ammazzare qualcuno Alex, però. Però ti dico, guarda, no. Questa cosa che hanno fatto mi ha portato ad andare la notte da Sergio, perché ho detto Sergio ha votato Alex, l'ha eliminato, quindi Sergio è buono. Così. E invece Sergio era lupo. Io sono andato da Sergio perché pensavo fosse buono, non perché era ti ha votato come scelta, ci poteva poi stare. Però nel momento che muoio poi la notte certo. Voto Sergio. Il problema è che non sarebbe stata stupida se l'avessero pensata bene, invece l'hanno fatta quindi a cazzo. Infatti idealmente era quel terzo voto mortale che è stata la rovina. Il più possibile all'angoletto. Ma voi di notte chi avreste ucciso stanotte? L'ultima? No, anzi, la notte, penultima. L'ultima utile, diciamo. Entrambi avete scelto me? No, o c'era dubbio? Lui Livio. No, tu hai protetto Livio che si è salvato. Io ho protetto Livio. L'ultimo ho protetto lei. Quella prima ancora ho protetto Livio. Io volevo votare te, lui ha deciso di votare Livio. Sì, ho protetto Livio e poi lei. In realtà, okay. E poi ce n'è stata una pure che loro hanno discusso, che è stata per l'uccisione di Simone. Perché avete battibeccato su quello. Perché lì hanno sbagliato, perché non volevo ammazzare te. Perché lei ha continuato a dire che dovevi morire tu e lui ha insistito per dire ammazza, mi odi proprio. Vabbè, grazie. No, grazie, no, io mille. Ho creduto troppo al fake, che ho detto no, ci giochiamo una morte, invece ha salvato Livio tra tutti, proprio Livio. È tornata la chat? Per un attimo. Ciao per ragazzi, un attimo, come no, per un attimo. Vabbè ragazzi, allora purtroppo per problemi tecnici dobbiamo chiudere, tanto non abbiamo raggiunto il gol, potevamo diciamo aspettare, ma comunque non li vediamo a quanto ho capito, neanche le sub, cioè nel senso stanno aumentando, grazie. Attenzione, le ultime parole famose. Sì. Considerate, vediamo un po', 2 minuti fisiologici. No, sei bloccata, è un disastro. Forse di ping, come diceva Marco. Non sì. Si draia, guardate che là c'è sta ancora il sub goal. C'è sta, se entro 2, massimo 3 minuti, io vedo quel sub goal che arriva a 100. La terza partita è già istantanea. Ma avete 3 minuti, 3 vendi a partire da ora. Cosa so? No, 3 minuti sono tollerabili, Marco. Considera che noi a una certa. Vabbè. 3 minuti. 3 minuti grazie solo. Grazie mille, rinnegato. Maggi 5 è molto nervoso. Maggi è molto nervoso. Che ore sono? Vabbè, in realtà. Alle 11:30 ha detto bisogna dobbiamo chiudere, via. Ragazzi. Quindi. Vabbè, ha detto 3 minuti, aspettiamo questi 3 minuti. Cioè, giusto, dato che per fare una partita di qualsiasi altra cosa non basta il tempo, io direi un bel giro di gioco della risata tutti insieme in allegria. No, assolutamente no. Un gioco della risata in allegria, dato che non c'è tempo. Dato che non c'è tempo, un bel gioco della risata. Se raggiungiamo le 100 sub, se raggiungo le sub, io faccio il master all'adunanza. E se va oltre 23:30, lo lascio a Kitano e se ne andiamo. E io? Tu non giochi? Ma come non gioco? Giochiamo al gioco della risata, dove invece si gioca tutti e ci si diverte un sacco. Oppure facciamo che giochi all'adunanza e muori per primo. Non mi piace questo gioco. È sempre così. Facciamo così, ragazzi. Per qualche secondo e poi si riblocca. Quanti sub stiamo? Pure per renderci conto. 89. Mancano 2 minuti e 10 si chiude. Ragazzi, fate finta che non comunque ho detto nulla. Un plauso a Francesca. Stava molto bravo. Molto bravo. Ha giocato bravo. Bene. Era una situazione molto difficile. Sì. Comunque sia. Il dubbio comunque. Il dubbio a un certo punto mi è venuto. Grazie, Lapo. Greve. Per il gioco della risata, questo ed altro. Un minuto.
Ragazzi, mi fate un poll in chat se vogliono un gioco della risata, no, al posto di qualsiasi no, altra cosa. Beh, no, la chat decide. A 100 sub un round di gioco della risata. Vai, tra... Pensate bene prima di tornare nelle prossime sub, perché sarà il round effettivo. Io vorrei, vorrei un poll. No, ma la chat lo vuole da tanto tempo, eh. E allora gli sarà dato se arriviamo a 100. È 100. Okay. 100. Ci siamo! Dai, ragazzi, gioco della risata! Gioco della risata! Le vostre preghiere sono state esaudite! Divertiamoci in allegria! Allà, secondo me... No, io farei l'adunanza perché, perché però, il fatto però, è che io faccio il master e andiamo via appena Livio muore. Va bene, dai. E cerchiamo di fare la cosa più rapida possibile. Però dobbiamo chiamare dicendo, uccidiamo i Livio. Nuovi. Non mi piace questo gioco. Sicuro? L'adunanza. Sì, ah, sì, c'è, sì, no, sì, c'è sì, la macchina di no? Ragazzi, c'è un altro mezzo. Vai, chi inizia? Simone, inizia tu col gioco della risata, vai. No, era un'alternativa. No, no, se si gioca a quello non si gioca al gioco della risata. Infatti no, giochiamo solo al gioco della risata. Vai, no, Simone, inizia tu. Vai, Simone, dai che sei, sei un grande. Tu mi fai sempre molto ridere, dai. Dai, Simone. Ah, bella questa, no. Ho perso. Bella, bravo, Livia. Oh. Questo lupus è che poi non è un lupus, com'è che si chiama, che a me sfugge sempre, l'adunanza. Esatto, io lo preferisco al normale lupus perché è molto più particolare, no, c'ha più skill eccetera, allora, quindi sarà molto divertente, sarà. Allora, fondamentale no, perché gioco pure Avalon, non si può, meglio no, no, no. E allora ci sono in questo, allora, è simile al lupus, ok? Però in questo caso i ruoli sono nascosti, cioè se siete buoni o cattivi è nascosto, ma il personaggio che avete, quindi il potere che avete, invece è rivelato, ok? Quindi al contrario di lupus, ad esempio, potreste essere un veggente, ma un veggente dei cattivi, ok? E non sa- non, gli altri non sanno se siete buoni o cattivi, ma sanno il vostro potere, ok? Allora, i poteri sono 5 in questa partita. E abbiamo il principe Giovanni che ha la corona. In caso di parità nei voti, il principe Giovanni decide chi muore. Ok? Non ci sono ballottaggi. E ogni personaggio ha uno sgherro. Lo sgherro non ha poteri, ma se vota il suo padrone, muore ed è buono, si suicida lo sgherro. Quindi occhio a votare il vostro padrone se siete uno sgherro, perché se poi era buono, morite. Poi abbiamo Capitan Uncino. Capitan Uncino all'inizio del giorno, quando finisce la notte, sceglie una persona e si lega a lei. Se viene votato fuori, si porta dietro pure quell'altro. Ok? È un ricatto. La regina di cuori, una volta a partita, ferma le discussioni ovunque siano e fa tagliate la testa e indica una persona. Non si può più parlare e si fa soltanto sì oppure no. Se, se vincono i sì, muore la persona. Se vincono i no, niente, si va di nuovo la notte. Ok, Madre Gothel è esattamente il cavaliere cangiante, quindi può, può difendere una persona di notte, non sempre la stessa, ma anche se stessa. Ok, è uguale al cavaliere che abbiamo usato la prima partita. Malefica è quella più particolare, quindi mo ve la spiego. Allora, Malefica e Diablo sono una coppia in cui il seguace ha un ruolo. Allora, che succede? Malefica apre gli occhi la notte e mi indica una persona. Poi li chiude. A quel punto li apre Diablo. Io dico a Diablo se è buona o cattiva quella persona. Ma non gli dico che persona ha indicato. Vogliamo Malefica. Giocare. Poi chiude gli occhi, di, cioè insomma riapre gli occhi anche Malefica e Diablo dice a Malefica quello che vuole. Cioè può dirgli la verità o può mentirgli. Ok, a seconda se Diablo è buono o cattivo. Stessa cosa Malefica. Può dire la verità su chi ha indicato oppure mentire. Ok? Allora, in realtà una volta che si gioca non è, non, non è difficile perché è praticamente uguale al lupus. Cosa? Capitan Uncino all'inizio del giorno si lega a un'altra persona. Se quella persona viene uccisa, cioè se lui viene ucciso si porta dietro la persona a cui è legato. Ok. Detto questo, vi do velocemente i ruoli. Allora io lo dico, la prossima volta gioco della risata. Sì.
altrimenti non vengo. No, ok. Oh, no. È molto più semplice da spiegare, poi, capito? Esatto. Okay. Non devi ridere. Il gioco da risata. Oh. Il principe Giovanni. Top. Pietagoro. Da me. Non mi fido di te. Beh, non mi fido. Ma non mi fido. Simone. I fratelli Stubbington. Andiamo bene. E te li cucchi tutti. Marra. La regina di Stubbington. Grazie, il tagliatesta. Qui c'è il re di cuori. Chi sei lo sgherro di Marra. La regina. Il tagliatesta. A... Poi. Capitano Uncino per Alex. Capitano! Max. Madre Godel. Il mio sire Diablo Gre. Sei malefica. E quindi Servis. Servis per lei. Messere. Allora Capitano Uncino, quando quando apriamo gli occhi, Capitano, quando apriamo gli occhi, la prima cosa che succede, sei tu che mi dici a chi ti vuoi legare. Se ti ammazzano, ti porti dietro il tizio a cui ti sei legato. Mic. Microphone, please. Si parla solo nel microfono. Grazie. Un'informazione. Il seguace, se sceglie di votare il proprio master, cioè il proprio personaggio, e sbaglia, se lui è buono, muore. Quindi bisogna votare il proprio compagno solamente se si è sicuri. Grazie. Okay, ma adesso... Allora, allora adesso vi arriverà un'altra carta. Se è gialla siete buoni. Se è bluastra siete cattivi. Viola, c'è, viola. C'è la mela marcia. Sì, sì. Okay. E questo qua è cattivi. E questo qua è questo è il segreto. Parlo fuori dal microfono per informazioni tecniche con Marco. Okay. E allora vi rispiego al volo a voi due che è la cosa più complicata. Adesso apri prima gli occhi Francesca. Mi indica una persona. Chiude gli occhi. Io a te, quando apri gli occhi, dico soltanto sì o no. Sì se è cattivo o no se è buono. Però non sai chi ha indicato Francesca. Esatto. Poi riapre gli occhi Francesca e tu dici a Francesca quello che vuoi. Io ti ho detto ma sì o no. Voluto voi, tu eh. Puoi dire sì o no, ma a tua discrezione. Non deve essere forza la verità. E invece okay? Ci ascoltiamo poi, meglio. E poi direte parla. Di giorno. Questa è colpa vostra. Quello che avete cioè, visto. Anzi, è colpa loro. Perfetto, tenete i ruoli. Ah, quando una persona muore si svela il suo ruolo, eh? Non è come a Lupus che rimane nascosto. Perfetto. Che, che tutti non, i cattivi non sono sempre leggo, due sì. Leggo. Che tutti chiudano gli occhi. Perfetto. E che i malvagi aprano gli occhi. Guardatevi malvagi. Che i malvagi chiudano gli occhi, anzi li riaprano perché possono anche subito uccidere. Che chiudano gli occhi cattivi. Adesso, che apra gli occhi malefica. Indicami una persona malefica. Che chiuda gli occhi malefica e che apra gli occhi Diablo. Adesso aprite gli occhi entrambi. Beh, non lo puoi fare quello che vuoi in realtà. Sì, tanto lo sanno che sei Diablo. Ok, chiude gli occhi. Che apra gli occhi Madre Gothel. Chi vuole salvare Madre Gothel. Perfetto. Che chiuda gli occhi Madre Gothel e che tutti aprano gli occhi. E questa notte è morta una persona. Ed è stata proprio Madre Gothel a lasciarci. E Messer Uncino, a chi si lega lei? Devo far vedere se sono buono. Mic. Sì, vabbè, sei buono per forza se muori di notte. Sono buono. Sì, sì, sì. Mic. Io. A Davide Marra.
Ok, quindi se, questa, se in questo giorno buttate fuori Alex, in automatico muore anche Davide, ok? Capitano! Ok, adesso voi due potete dire quello che avete visto, quello che... insomma, parlatene. Allora, pupa. Io ho visto lui. Ecco. Sergio. Io l'unica cosa che ho sentito questa notte è qua vicino al mio orecchio: cattivo. Quindi ho detto qualcuno è inculato stamattina, cioè qualcuno è fottuto qua. Però io credo che questo sia un complotto, perché che io sono cattivo due volte di fila e che vengo guardato due volte di fila così, non lo so, secondo me tu non ti devi per forza... Ora non so chi di voi due stia fecando, ma non vi fidate del vostro compagno, perché lei potrebbe tranquillamente aver indicato qualcun altro e non me. Beh. E starti mentendo. Come lei potrebbe averti detto cattivo quando in realtà ero buono? Quindi io non lo so, questo è ciò che ho da dire. Se c'è una cosa che abbiamo capito qua è che io sono una ragazza sincera. Sì, che... cioè anche prima ero veggente per davvero. Avresti l'alibi prima. Perfetto per mentire in questa partita, lo sai? Okay. Hai proprio l'alibi della ragazza sincera. Che adesso nessuno si aspetterebbe che menta. E poi no, non sto dicendo che sei tu, però una di voi due... Ma è vero, stai male. No, no, io accuso entrambi. Cioè, nel senso, ho una dei due, 50 e 50, non entrambe. Il microfono davanti. Tu eri uno di quelli... No, no, sì, se mi dovete uccidere, no, potete uccidermi. Io sono un semplice servitore. Ok. Sì. Qualcun altro? Visto cosa fa? Allora, mio principe, mi difenda. Cosa. Potevamo giocare al gioco della risata. Ma a parte questo, allora, come ci ha insegnato la storia di questo gioco, tendenzialmente, allora, o abbiamo sculato, quindi tanta roba, o buttiamo fuori. Ci sta. Tanti cari saluti. Oppure la storia ci ha insegnato che di solito il primo che viene ammazzato, se non sono cattivi, è uno di voi due. È uno di voi due. Perché è troppo forte il veggente. Cioè tu sai che c'è il veggente e uno dei due lo secchi. Ma non ci fidiamo che è la prima volta che giocano e semplicemente hanno beccato un cattivo. Sì, la cosa è che prima hanno giocato molto bene. Beh. Ma un gioco che sapevamo fare. Lupus. Vabbè, ci però è uguale è a Lupus. Questo è nuovo. No, ma infatti io mi posso, ruoli, cioè, ci possiamo fidare. Okay. Oppure uno dei due menti. Cioè, questo è sotto io l'unica altra cosa che ho da dire prima di venir portato via fa niente, cioè, raga, non cioè, mi interessa. Cioè, è buono che tra però... loro tre c'è un cattivo per forza. Cioè, la cosa buona è che tra loro tre c'è un cattivo. Quindi tu stai dicendo che ci fidiamo o non ci fidiamo? E perché o sono io cattivo no, e voi siete due buone. No, se io sono buono uno dei due parlare. Pardon. Tu stai dicendo che o ci fidiamo o non ci fidiamo. Sto dicendo che tra loro tre c'è un cattivo. Ma tu hai detto o ci fidiamo che loro due hanno come ha detto Simone sono, è la prima volta che giocano hanno beccato un cattivo. Vabbè sì certo. Oppure una delle due sta mentendo. È ovvio. E che cazzo di informazione hai aggiunto? Che tra loro tre c'è cioè, un cattivo. Che cazzo lo dici? Perché sei intervenuto? E allora siamo tutti zitti, no? Guardiamoci no, nelle palle degli occhi e non facciamo niente, no? Vai, aggiungiamo informazioni. No, te posso dire. No, perché sei intervenuto? Cioè, ma è una per roba dire, ampia. È una cioè. Cosa buona che abbiamo capito che tra loro tre c'è un cattivo, almeno. Dici, allora, in realtà questa cosa è stata molto utile per me, perché mi ha dato conferma di due buoni. Per meta. Simone e Bicio. Oltre a Livio. Vabbè, andiamo avanti. Questa è la informazione che ho al momento. Perché sono buoni. Per me sono tre potenziali buoni. Bicio, Simone e Livio. Alex e Sergio i cattivi, quindi. Può essere. No, non necessariamente. Anche Gianluca che sta tutto tumefatto proprio. Anche Gianluca ma... che allora, sta lì. Io sono il principe. Mio dovere in questa partita è quello di equilibrare. Ma guarda che era uno stronzo il principe in Robin Hood. Appunto, e quale top stronzo non farebbe scannare gli altri mentre alla fine
poi darà il suo giudizio finale completamente incolume. Raga, io sinceramente sono, ho avuto proprio la sensazione di quello che ha detto Simone. Nel senso che anch'io all'inizio, la prima volta che abbiamo giocato a sto gioco, il loro ruolo non era così easy. Quindi adesso che siano così smart da minchia in, gestirlo subito così, secondo me hanno preso un cattivo. Secondo me. Illegibile. Ti dico la cosa, sì, però, io la prima volta che ho giocato a questo gioco, quando stai difendendo qualcuno, Livio? Posso parlare? Secondo me sì, sai. Livio, sti cazzi, è la prima volta. Vabbè, sto dicendo gioco. Una cosa. Però io stavo dicendo anche una cosa, però se mi interrompi posso spiegare una cosa? Okay. Allora, vabbè, la cosa la dico in 10 secondi. Vai. Il fatto è, quando uno è cattivo, dire che l'altro è cattivo è una mossa sbagliata al primo turno. Quando uno è mi cattivo, segui? Dire... quando se il corvo o Malefica sono cattivi, dire che un altro è cattivo è la mossa sbagliata. Infatti, secondo me sono tutte e due oneste. È quello a cui sto cercando di arrivare. Quindi, o non sai giocare, oppure non dici che è cattivo la prima notte, perché è la mossa sbagliata, perché poi lo vedi subito se è buono o cattivo e se è inculato. Punto. Va bene. Votiamo. Gianluca. Beatrice. Sergio. 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 Ma se lui mi ammazza vado anch'io con lui. Sergio. Sono morto. Sei morto. Beatrice. Prego. Sergio. Vota Sergio, vota. Per il meme? No, che meme? Beatrice. Per il futuro. Ok, muore Serbis, faccia vedere Serbis. Era buono o era cattivo Serbis? Una vivera infame. Qualcuno che difendeva qualcuno. Una vivera infame. E si va a nanna. Si va a letto. E che apra gli occhi Malefica. Chiuda gli occhi Malefica, li apra il diavolo. Aprite gli occhi entrambi. Beh, tutti gli altri sono andati, di conseguenza è giorno. No, è vero, i lupi. È vero, i lupi. È giorno, dicevo. E questa notte è morta Francesca, alias Malefica. È rimasto solo un piccolo corvo. E io, prima cosa... io mi devo legare. Legati. Ma io posso rilegarmi sempre anche alla stessa persona? Come ti pare, sì. Io mi rilego a Davide. Ok, va bene. Vabbè, allora, adesso lo posso dire. In realtà Simone e Bicio... penso siano buoni perché hanno reagito genuinamente, tipo Bicio ha fatto tipo... E infatti Simone pure è più o meno la stessa cosa, non è una reazione da cattivo in quel frangente. Visto che ci ha detto culo, abbiamo preso comunque il primo cattivo. Secondo me la scelta è tra Gianluca, che è il mio primo sospetto, Alex secondo, terzo Livio. Oh, secondo ho detto, Madonna benedetta, ma potrò metterti in discussione? Sia fuori da questo campo da gioco che dentro. No, secondo me bisogna montare tutto su Alex. Ok. Ma perché prima mi hai votato a me? Eh? Perché prima ti hai detto perché? Che... allora, no, perché no, in testa mia ma guarda che è votato buono. O Alex o lui. Allora, il fatto che Gianluca... fa mapia un po' vaga e te lo butterà su Ok, Gianluca ci ha pensato molto sul voto prima. Okay. E se è cattivo sa che Sergio è cattivo, posso quindi dire, ci sta a non votare. Quindi secondo me il primo sospetto è Gianluca. Però, vediamo. Prego. Raga, ma tutti fuori, cioè, hanno beccato un cattivo subito e Livio si è buttato sulla difesa dell'unico Alex, cattivo. Alex, io sono dicendo una il cosa primo totalmente che ha inutile, votato ovvero, Sergio. O gli crediamo
o non gli ignoriamo. Alex, io sono il primo che Livio ha votato Sergio. Potrebbe essere cattivo, però Livio di solito le fa sempre queste cose da avvocato del diavolo. Le fa sempre. Va bene, no, le guarda, fa sempre le sue teorie, le fa sempre. Votatemi. Secondo me è più cattivo Gianluca. Non è te. Buttiamo un turno, zio. Ragazzi, scusate, fate quello che vuole. Fidate, fidate, buona, da, buttiamo un turno. No, allora, aspetta, buttiamo un turno. Non c'è un motivo valido per votare me. Io sono stato il primo che ha votato Sergio. Me buttiamo un il primo. Ma che cazzo lo dice? Lo dico io che c'è un motivo valido. Qual per è votare il te? Dimmi il motivo valido. Sì, perché praticamente tu ti lanci, cioè, non ho votato via. Sergio o per sono, primo. O sono brave, quindi una delle due sta mentendo perché sono furbe e hanno dimostrato di essere furbe al gioco precedente, o hanno beccato un cattivo. E che cazzo hai aggiunto? Cioè, ho votato Sergio sì, no? Per primo. Grazie, grazie. Cosa grazie? Grazie. Non era sicuro che usciva va bene, lui. Va bene, ok, va bene. Scusate, Bice e Simone. No, io infatti volevo dire una cosa. E secondo le regole, chiedo tu il master, no? Quello che uno vede dopo che tu hai detto è giorno, è fair play, da utilizzare come, come argomentazione, no? Cioè? Dice un po'. Cosa? Io ho visto delle cose strane. Tipo? All'inizio di questo turno. Ok, Gianluca. Sono importanti, però mi sembra l'unica chiave. È l'unica chiave. Perché Gianluca mi sembra buono. Livio mi sembra buono. Tu mi sembri buono. No, 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 Alex mi sembra buona. Bici mi sembra buono. Quindi? Quindi rimane solo Beatrice. Quindi c'ho ragione io. Perché? Ma scusa, lei la cosa... Perché mi sembra buono. E perché mi rimane solo lei? Perché io quando ho aperto gli occhi, prima che Mediator dicesse il nome di Francesca, tu la stavi già indicando. Stavi con il dito puntato su di lei. Sono il 30. Questo Ragazzi, è ciò che ho visto. Me. Ma magari hanno guardato me e lei è morta. No, no, lei potrebbe aver fakeato fino a questo momento, averla incastrata, bababam, ed è lei. Far uccidere un cattivo. Boh, secondo me no, sì. Perché tanto ormai era... No, era no, andata. No, no, questa cosa non torna. No, secondo non me torna no. Un cazzo. Allora è Gianluca. No, 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 non te. Non te. Non torna un cazzo. Tu stai scagionando lei dopo che lui aveva ricevuto 6 voti e stai attaccando me che sono il primo che l'ha votato. Questa cosa non ha senso. Questa cosa... No, io sto parlando di te. Questa cosa non ha senso. Tu sai che se sei cattivo io ti tiro il microfono in testa, vero? No, no. Sono i 30. Tagliatele la testa. Basta. È il mio potere. Gianluca. No, no, però... no Davide, no. Fino a qui. State zitti. Basta, il mio potere. Bene. E Beatrice. Colpevole o innocente? Colpevole. Alex, colpevole o innocente? Innocente. Bicio, colpevole o innocente? Colpevole. 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 Eliminato, eliminato, eliminato. Eliminato. È buono. Okay. A letto. A letto. Tutti a letto. Silenzio. No, no. Basta, tutti a letto. Occhi chiusi. Occhi chiusi, non si può parlare. I cattivi aprono gli occhi. I cattivi aprono gli occhi. Chi vogliono ammazzare i cattivi questa notte? Guarda come rompono il ritmo i cattivi. Che i cattivi chiudano gli occhi. E che tutti aprano gli occhi perché gli altri due sono andati a farsi friggere. È morto Simone. No. Rip Simone, a chi ti leghi Alex? A Davide. A Davide. Ok, era molto buono. Chiacchierate. Visto che già lui era buono. Vabbè, Simone ovviamente era buono perché è morto di notte. E... Allora, in realtà strano che non sia morto io. Io ovviamente non posso morire perché se ammazza me ammazza l'unica che cioè può avere i, cioè, i riflettori da cattiva addosso, vero? Vero? C'hai una sicurezza che è disarmante. Sì, perché non ha senso intervenire la prima volta dicendo sì o no. È vero! Una sicurezza disarmante. Mi lascia completamente spiazzato. Ma che vuol dire? Allora io alla prima volta mi scaglio. Oh raga, ho il bianco e il nero, Cioè, non lo sapete? Ma allora... se non lo sapete ve lo dico io che ho bianco e nero. Ma che cazzo doveva chiarificare? Che hanno ragione o hanno torto, cioè. Ma per favore, no, se hanno usato scusa, male... Ma allora è sempre da votare chiunque. Se hanno usato bene il potere uno delle due scammava, non glielo doveva mica spiegare lui, cioè.
Allora, io non lo so. Cercare per capire, per io parlare un attimo, per intrattenere un secondo. Perché loro l'hanno capito, io no? Ma cioè, voi no. Allora, ma ragazzi, allora i vivi siamo 1, 2, 3, 4 lì, giusto? Bicio non può essere cattivo, dopo quello che ha detto. Sta difendendo Livio, l'altro cattivo è morto. Livio, Bicio in questo momento ha difeso Livio. Ha detto, vabbè, l'ha fatto per dare un'informazione in più, ok? Sì, però, non hai capito, Livio potrebbe essere cattivo, ma non Bicio. E io però, dov'è lui il cattivo? Ok, però intanto escludiamo Bicio. Io non sospetto. Io so di essere buono. Ah, io devo lasciare la corona. Tu sei buona? Sono buona. Ok. Io sospetto. Parla, parla, parla. No, è vero. Ah, ok, Livio è diventato il re. Ah, Livio è il re, bene. Ottimo, scusami, vai, vai, finisci. Io osa andare contro il re. No, io, perché, prego. Allora, è successa una roba. Prima che lei morisse, mi avevano detto che quello che aveva visto lei era cattivo. Prima non abbiamo avuto troppe interazioni. Avevamo avuto interazioni con lui e con Alex. Quindi, cioè, io penso che lei abbia indicato qualcuno di quelli con cui avevamo avuto più interazioni. Okay. E questo conferma il fatto che io e te siamo buoni e Bicio anche, quindi la scelta è tra loro due. Io ho più paura di lui. Va bene, uccidiamo Livio. Per me va benissimo. Vabbè, un po' troppo decisino. Uccidiamo Livio. No, abbiamo tempo tanto di uccidere anche Alex. Perché uccidiamo Livio adesso, ragazzi, di notte. Sì, abbiamo tempo, abbiamo uccidete tempo. Me che tanto noi dobbiamo andare, dai. Abbiamo tempo tanto. Scusami, Livio, è finita la partita. Giusto? Perché abbiamo vinto. No, abbiamo tempo in teoria. No, se scusa, continuare voi sì. Scusa Livio, secondo te Alex è la cattiva quindi? Secondo me sì. Per forza, no? È l'unica missione che mi sta andando contro per un motivo che non esiste. Sei morto comunque, anche se ammazzano per ma infatti, ma infatti. Vabbè. Perché proprio a te? Eh? Cioè lei perché potrebbe andare contro mille altre. Ma te perché sei buono confermato? Va contro di me per un motivo a me ignoto. Esatto. Va contro di me per un motivo ignoto. Ma dovete parlare al mic, però. Ma magari ti stanno a scannare tra due buoni e Davide è il cattivo, che ne sai? Io sono stato il primo a votare Sergio. Detto questo, vabbè, se fosse stato il mio compagno non avrebbe avuto senso. Uccidiamo Livio. Sì. E poi uccidiamo Alex se non abbiamo vinto. Ma poi capitano, lei contro di me, io sono spugna, lei va contro di me. Capitano, ma dove siamo finiti? Ammutinamento! Non ci si può affidare dei pirati, lo dicono tutti. Quindi si vota. Esatto, dai, lui è spugna. Infatti, se lui te vota e sei buona, muore pure lui. Era un velluto, no, spugna non era un velluto. Era un essere umano. No, era un essere molto. Era un pozzo. Sei un pozzo di era un pennuto, poraccio. Prego, prego, votiamo. Livio, vota. Livio. Dai, Livio, dai. Spugna. Puoi farcela. Voto me stesso. Dai, non puoi Livio. Votare te stesso. Voto. Marra. Va bene, Livio. Livio. E Livio è morto. Lunga vita a tutti gli altri. Buffa Livio. Livio merda. Bravi tutti. Mi hai tradito Livio, no, la corona. Non l'ho detto per non l'ho detto per me, ma Alex quando gioca così è sempre buona. Difficilmente si sarebbe legata a me poi perché me vuole uccidere. No, non ha avuto senso. No, è stato bello il fatto che Francesca vede il cattivo, sta per dirlo, gli hanno azzaccagnato. Posso dire la regola, chi ha fatto il master dopo non muore, ma l'avete ammazzato subito, tu è vero, è vero, è vero. Mi sono fatto due coglioni, raga, noi scappiamo. Allora, grazie a tutti, un attimo, ringraziamo come al solito Anime Night, un canale da seguire. Perché ogni mercoledì ci danno una mano gigantesca. Ma soprattutto, ringraziamo le new entry. Bravissime. Bravissime. Grazie mille. È stato un piacere giocare con voi. Grazie. Prego, prego. E dai. Vabbè. Il nome del canale. Due ragazzi. Allora, scandiamo bene il nome di questo cazzo di canale. Saranno uscite da qui stasera. Ma io sto per ricambiare nome. Vabbè. Solo Oney. Solo Oney. Okay. Ok. Solo Miele. Io ne conosco uno di Oney qui dentro che è Gianluca. Un solo miele. Va bene. Pagate le bet, sì, hanno vinto i buoni. Grazie ovviamente anche a Sergio.
Grazie ovviamente anche a Max Proietti, sempre qui. Grazie a voi. Grazie a Bicio, che è il GOAT assoluto. Parla poco, ma quando parla non sbaglia. Bicio è un cecchino. Già pagato è Dio maiale. Scusa, Shadow Walker, non te lo dico più. Scusami. Grazie, Rasta. Grazie mille. Un anno e mezzo di amore. Domani alle ore 15, Rosa Chemical e Tyler Strikes qui in studio. Wow. Per cantare assieme a noi. No. Livio dice no, giustamente. Grazie ovviamente anche a Alex Mucci. Grazie all'incredibile mano di Marco Chitano. Viva la mano di Marco Chitano. Esatto. Che saluta sempre. No, grazie davvero a tutti. Ci vediamo domani. Ciao. Grazie. I squali state arrivando. Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.